Ok, salve, buonasera a tutti. Siamo qui stasera per parlare di Tor su pfSense. Dicevamo, su pfSense non c'è il plugin, perché pfSense è molto comodo perché c'ha un'interfaccia di gestione diciamo grafica molto comoda, quindi anche per il non esperto come me risulta molto facile configurare tutto quanto, però c'è la possibilità di caricare per esempio dei plugin aggiuntivi, delle funzionalità aggiuntive tramite un packet manager raggiungibile appunto da interfaccia grafica. In questo caso Tor non è disponibile come plugin per pfSense, ma essendo pfSense basato su BSD, andiamo a cercare l'applicazione Tor per BSD e effettivamente è disponibile. A questo punto si tratta di installare Tor su BSD, si fa tutto quanto diciamo da terminale. La procedura, perlomeno quella che ho trovato io ho trovato dei tutorial, uno in particolare che ci permetteva di installare Tor, però è un pochino complicata, perlomeno complicata per il poco esperto, diciamo. Poi nella guida personalmente ho trovato diverse cose che non funzionavano. Io ho adottato dei workaround molto primitivi e poi li vedremo anche se sono corretti e se si può fare qualcosa di meglio. Il risultato è che comunque funziona, quindi dal punto di vista della funzionalità ce l'abbiamo piena. In questo particolare, diciamo in questa particolare configurazione è stato fatto tutto all'interno di questo Team Client. Viene presa la rete internet tramite cavo Ethernet, poi c'è un access point che in questo caso è in grado di gestire più interfacce di rete virtuali, e quindi nel particolare abbiamo due interfacce di rete virtuali che ci permettono di configurare praticamente due reti diverse. In una di queste reti mettiamo il proxy Tor, nell'altra rete la lasciamo libera, in modo tale che noi nel nostro dispositivo vediamo proprio due reti completamente diverse e se vogliamo passare per il proxy Tor andiamo su una rete, se non ci interessa Tor, l'anonimato eccetera eccetera andiamo su quella normale. Allora vediamo un attimino qua, facciamo una prova utilizzarle contemporaneamente, si perde in sicurezza? Per quando ne so io proprio questo sistema che abbiamo fatto con il proxy trasparente per migliorare l'anonimità, diciamo, migliorare la nostra privacy, non è sicuro, perché il fatto è che cioè, il discorso di produrre questo dispositivo era per andarci a salvare dal fatto che noi dobbiamo installare Tor sulla nostra macchina e dire che i nostri programmi utilizza questo proxy prima di andare su internet. Ok, ti arriva uno script in Java che ti manda in overflow il browser e ti gli dice adesso vai invia il tuo indirizzo IP a quest'altro server che è dell'FBI magari e non passa per il proxy, perché nessuno dice sto codice che ci viene eseguito sulla macchina che deve passare attraverso quel proxy come noi facciamo per il browser, no? Quindi ho detto mettiamo qua un proxy trasparente, mi collego alla wifi, qualsiasi cosa succede sto sempre sotto Tor. Il fatto è questo, se ti arriva un payload, ovvero uno di questi codici ti arriva e gli dice connettiti a un'altra wifi, vedi di quelle che conosci se ce ne stanno altre disponibili, connettiti a quest'altra wifi e manda l'indirizzo IP. Tengulano lo stesso. O utilizzi esclusivamente diciamo la parte Tor, però utilizzando, non so, l'utente il Tor, la RAM Tor, nel sistema operativo, cioè devi staccarti il sistema operativo. Esatto, perché se uno riesce a farti eseguire il codice sulla tua macchina,
cioè, può fare quello che vuole. Ho capito, però cioè, il sistema operativo c'è. Ma cioè il Go. Stai dentro. È così che arrestano la gente sotto Tor. Eh? È così che arrestano la gente sotto Tor. Perché sicuro si deve bloccare quell'altra lana, dovresti fare in modo che non ti prenda nessuna wifi eccetto quella che a cui sei collegato tu, e quella che sei collegato tu gestisce tutto tramite Tor. Uh-huh. Ok? Quindi non devi più dover impostare a questo tu programma utilizza questo proxy, cioè connettiti a questa wifi e poi mi raccomando utilizza questo proxy, no? Tu gli devi soltanto connettiti a questa wifi, punto e basta, poi sarà la wifi che tutto unifica tutto, però ti devi assicurare che non ci sono altre reti wifi intorno, perché se ci sono altre reti wifi delle quali magari ti puoi connettere, magari quella del vicino, quella del cellulare che tu ti c'eri già connesso, quindi un programma basta che dice connettiti di qua, entra e via l'IP, ok? Quindi la cosa migliore è o leva tutte le wifi, a questo punto perdiamo il vantaggio di averci due wifi, una tropificata e una non. Aspetta, però invia l'IP del vicino, non il tuo. Ho capito, carica a casa tua, un attimo dei dati. Lei va, quando capisce che il vicino sa andare per accendere un computer, quindi a te. Comunque sia l'hanno localizzato. Tanto se quando arriva la zona. Quindi oppure quella la smondi la scheda wifi e mondi torna trasparente. Un altro piccolo inciso, l'altra sera avete fatto quella lì con Raspberry Pi. Mm-hmm. Come funzionava? Raspberry Pi è come questo qua. Ma funziona perché mi diceva Samuele che si bloccava. Raspberry Pi sì, non è del tutto stabile. Ah. Quindi io sono andato a casa e l'ho riprodotto su questo che praticamente è Raspberry Pi X86. Esatto. Una cosa interessante proprio questo, perché questo è un sistema che ovviamente ha dei pro e c'ha dei contro. Appunto, analizzare i pro e i contro. Sarebbe da fare tutto tramite Ethernet. Ritornando alla sicurezza. Due parti, quello che è Ethernet, tutto cosa. Metti un'altra parte Ethernet, con una gli dai Internet e torrifichi tutto. Quando ce n'è una su? Questo ce n'è una, ci metti. Ci puoi mettere, ce ne puoi mettere un'altra e poi ci metti una switch. Ritornando al discorso della sicurezza che dicevi di Tor, ho letto da qualche parte che tu praticamente quando con un dispositivo mobile, tipo un dispositivo Android, ti colleghi a un access point e invia, questo dicevo lo faceva Google, invia il MAC address dell'access point. E quindi, tra virgolette, che Google si è fatto una mappa degli access point localizzati per il mondo. Quindi se tu quella macchina lì magari oggi la usi come torre, domani la usi con un'altra cosa, quell'access point lì comunque sia, quel MAC address lì comunque sia viaggiato. Una randomizzazione MAC address? Fare script che randomizza. Il fatto è ancora più ancora la base. Cioè il fatto è questo, che se tu ci tieni veramente la tua privacy usi software libero. Ma neanche Linux usi una versione di Linux, del kernel Linux deblobbata come Android qualche puttana è pieno di blob binari. Android è Google. Cioè se vuoi essere veramente svuoto della tua privacy ti devi scordare. Vabbè, cerchiamo di ottenere il massimo possibile la più piccola cazzata binaria, basta il driver della scheda wifi, di qualsiasi cavolata più proprietario già hai compromesso il sistema. Il tuo animale. Ma già per esempio ci stanno dei kernel Linux e anche per Android che appunto evitano. Se Android ci sta Replicant. Ci sta? Replicant, che sarebbe sì. La CyanogenMod ripulita. Completamente free software. Ma c'è Replicant? C'è per pochissimi device però. Sarebbe la CyanogenMod senza io uso CyanogenMod sul tablet quell'altro e già è un pelletto meglio, però anche lì ce ne sta le proprietà. Sono compromessi. Magari non funziona il GPS. Perché il GPS c'ha bisogno del modulo suo che è binario. Ma proprio se vuoi ce lo metti dentro, dopo però mi fanno innalzo che c'è la replicante. Stessa cosa con Linux, tipo scarica Parabola, che sarebbe Arch Linux completamente free software. Che c'ha pure il kernel del globale tutto quanto, ma sono compromessi, devi comprarti l'hardware per me i problemi è sull'hardware, non è più sul kernel, adesso le vector stanno sull'hardware. Assolutamente. Esiste un software che ti dice quanti
blob tra virgolette binari c'hai sul kernel e quanti driver puri tra virgolette di software c'hai? Quello che c'è giochi tu, che hai fatto Doom a Roma. No, è affidato, c'hai URMS. Ma è standard, ti dice la percentuale del software lì. Ce l'hai proprio lì, sulla pagina tua. Mai la bandiera. Aspetta un attimo, c'è un... è un pacchetto di tutti lì, penso c'è tutto, quasi tutti. Qua ci tutti non bastano. Aspetta, però questo è integrato. Aspetta. Ti dice quanti pacchetti proprietari c'è installato? Sì, questo sono d'accordo. La percentuale. Ma forse anche il numero di pacchetti proprietari. E chi l'ha fatto sto test? L'MSI? No, l'ha fatto stare. Io ho scoperto che la RS del WMRS, però non c'è stato. Quindi l'ha fatto per no, l'ha fatto la Debian, però cioè, io ho letto che fa 4 litri, cosa significa quelle 4 litri? RS sta per lì già stanno, poi non lo so se è vero o no. Però nel momento in cui tu stai tipo il kernel Linux puro, senza installarci altre cose. Debian, te la se tu ci hai installato Debian appena installato, non ti dici che non c'è niente. Della 100%. Tu vai su un gruppo mio, c'è uno che c'è scritto 100. Dipende da quello che ci sta, sopra la Debian. No, c'è certe distribuzioni che ci aggiunge lui. Non gli funziona Wi-Fi, gli funziona però. Io su Debian ho due pacchetti soli che è Wi-Fi, prima il Wi-Fi e un'altra cosa. Tombola. Non mi funziona, se no. Ho capito, ma tombola. Ma non ce lo metti. Ci metti Wi-Fi compatibile con Debian. Se vuoi, come dice lui, se vuoi fare questo progetto che ti funziona, ci pensi, se hai compri il computer apposta che con Debian ti funziona tutto senza usare poi la non è una cosa che svegli la mattina adesso vuoi fare super sicuro. Ti fai il computer apposta con l'altra apposta. Vai il telefono in giro e ci fai questa scheda, questa scheda, te la manda, te ricompili tutto, tutto il software con Debian e funziona tutto. Che Alexander. Lui non fa. Lui non potrebbe fare, ci studia. Ti compare un strano con i gradi che te dice. Vista, non è tutto completamente libero. Sì. Cosa? È quello che sta spiegando Samuele. Vedi? Vedi? In teoria dovrebbe essere tutto completamente libero, visibile, eccetera, eccetera. Dovrebbe? Così ci ha detto Samuele, esperto, non dobbiamo aspettare che torni e vediamo lui. Dovrebbe? Sì, c'è il lobby più sicuro. Che poi tra l'altro pochi giorni fa ho letto che... l'FBI mi pare ha contattato Lisa Storm sì. No, sì, Linux Torvald per farci mettere per torno esatto ma questo è no, il problema è che ha contattato l'Asus la Foxconn oppure la Gigabyte per metterci delle backdoor hardware, è quello il problema e quello che gli fai? Uno non ce lo sai però non sai dove fare. Ci vuoi mettere come una macchina di 100 anni fa che non c'era? Io so più, infatti io guardo navigare meglio con un vecchio 486 dei tempi che furono che con la più tranquillo per la prima pagina. Però fatemi capire una cosa, questo traffico qui per esempio, no? Non è in qualche modo diciamo visibile. Se io mi metto in mezzo con Wireshark dovresti vedere un traffico anomalo, per sì. Per esempio se Google mi richiede qualcosa okay, sì, però che te dice che già Wireshark non offusca per te suo. Pure quello non è open source. Quello che ci dico, non diretta. Se tu c'hai una backdoor. Cioè si passa al 100%. Sicuramente più ma ci credi? Il kernel di Linux mi fido perché il kernel Linux 15.000 sì, di figa però metti caso che quelli di Wireshark cioè, dice questi pacchetti non li non, fateli passare no, no, no per me la cosa interessante è difficile qualcosa molto difficile. Per me la cosa interessante io volevo fare questa prova in realtà in una serata come questa dove abbiamo appunto queste macchinette che ci fanno il proxy no? Cioè mettere poi qua dentro o dietro o dopo mettere Wireshark e vedere effettivamente quello che passa almeno sappiamo abbiamo buttato dentro Tor il segnale dovrebbe fare un determinato tipo percorso sì. Dovrebbero passare questa sarebbe una cosa molto interessante lo possiamo fare adesso adesso sì. Perché sarebbe cioè lo scopo secondo me è lui dall'altra parte che cerca dei plastici come i nostri per me se lo fa
Già, che dici? Noi tutti dalla parte, e lui dall'altra parte che cerca di farsi come i nostri. Ma non è dico Wireshark, se stai volendo così non è difficile infatti. Ma siamo in leader, ma sì, tanto quel problema. È molto semplice. Io credo che se quel poco, quei pochi dati che mi potevano prendere su di me me l'hanno già presi tutti, quindi... Ma gliel'abbiamo dati coscientemente. Gliel'abbiamo dati, sì sì, perché io gliel'ho tutti i giorni. Quando metti tu un'applicazione Android, quello tipo scandalo, quello lì della pila. Ma... Non so quanti... Ma l'applicazione quella lì della pila è scappato fuori, che in pratica inviava un mare di dati del telefono, se, per una pila, voglio dire, non è che tu gli chiedi le... Non devi fare niente, eppure ti spara qualunque applicazione installi su Android, ti fa tutta la lista, congeli accesso a questo. Ma questo, quelle te ne scrive 4. Io una volta ho fatto il lavoro della Madonna, te l'avevo detto, no? Che avevo pure ricompilato la ROM per poterci fare sta cosa, che ti dice effettivamente le risorse che usa. Tu stai in un'applicazione che te ne chiede 4, dopo andavo lì ce ne stava una 15, 16 di risorse a cui eccedeva, mica era quelle 4. Perché quelle 4 sono generalizzate, capito? Quelle che ti chiede lì. Ma è già tante quelle che ti chiede lì. Dopo viene mai fai o le stali o non le stali. E poi le applicazioni ti chiedono tutto, cioè sono poche applicazioni. Ma infatti è vero, ci sono le applicazioni che non servono un cacchio, ti fanno una lista tot, che poi tu che fai ogni volta? Metti a lei. Ma vai, accetta, dai, no. Ti accetta tutto, poi di questo ci questo no. Alla fine, anche se te lo leggi, non è che poi di questo ci questo no. O le accetti tutto, no? Autorizzazioni, non è mica il medio che quello che ha scritto l'applicazione, è quello che ci ha messo la pubblicità. Google. Io per esempio, l'account Google, ci vado col tablet che non c'è mai attaccata una sim telefonica, e soprattutto quel Gmail che do per accedere al market di Google è un Gmail che ci ricevo 4 messaggi e un mare di spam. Io non uso quell'account di Gmail, però d'altro canto non è neanche un telefonino che mi va a vedere tutti gli sms, dati, mare roba. Ma che te cambia, tu sei uno su un miliardo. No, tu sei uno su un miliardo dati che avviati, cioè... A me i cose commerciali non me ne frega niente, però vabbè, adesso tanto il telefonino ce l'abbiamo tutti accesi, sanno che stiamo qui dentro. Sì, non c'è piove. Ti triangolate già con 4-5 metri. Sì, stavo qui dentro o siamo montati sulla macchina, voglio dire, 20 metri. Oh, ma sai che mi è successo l'altro giorno? Sono andato a vedere... Nino Galloni, non so se conoscete qualcuno di Nino Galloni, sempre un economista, insomma, uno di questi un po' alternativi, era un funzionario al Ministero del Tesoro all'epoca del divorzio tra il Tesoro e la Banca d'Italia, insomma, vabbè, una storia lunga, molto interessante, magari un giorno approfondiremo. Allora, mi arriva l'invito su Facebook, accetto, parteciperò. Dove sta? A Porto San Giorgio. Metto il navigatore e vado a Porto San Giorgio. E metto il navigatore dove stava l'evento. E arrivo a Porto San Giorgio, seguo l'evento, finito l'evento vengo a casa. Metto il navigatore per ritornare a casa. E appena arrivo a casa, su Facebook c'è presente tipo persone che potresti conoscere, no? C'era il tipo che aveva organizzato l'evento. Cioè, questo significa, ho buttato lì un'ipotesi, significa che tu sai che io ho accettato l'invito a quell'evento, tramite i miei dati sai che sono andato, sono stato lì e poi sono ritornato. Tu a quel punto io... Ma è collegato all'evento e all'organizzatore. Ma è collegato all'evento e all'organizzatore. Tanto che io quando sono arrivato a casa, appena ho visto l'organizzatore, ho detto, ah cazzo che figata, no? Mi ha messo subito il contatto dell'organizzatore. Aspetta un attimo. Ovviamente è durato 3 secondi, no? Poi un'altra cosa che mi è successa, perché ti ripeto, siccome sto utilizzando molto il navigatore a che serve? Cioè, il navigatore te traccia tutti gli spostamenti. Ma basta il telefono, basta il telefono. Sì, ho capito. Con le cellule telefoniche ce le fanno le relazioni. Cioè, il fatto che vedono sulla stessa cellula telefonica, che noi il mercoledì sera i nostri email stanno sempre sulla stessa cellula telefonica, sanno che comunque sempre c'è amicizia. Adesso Facebook sta preparando un programma per tracciare il mouse, che vuol dire
vuol dire se tu lo sposti all'estrema destra che c'è la pubblicità, tutto quanto, quello lo vede subito, perché se usi adblock capisce subito che non c'è la pubblicità, ma ti compare le facce delle persone che te li viene. Sì, e poi soprattutto per vedere con che velocità lo muovi, che da quello lì risale al tuo stato d'animo. Io non l'ho. Io proprio siamo tracciati? Non c'è niente da nascondere. Chi è che non c'è niente da nascondere? Tu? Tu? Tu c'è da nascondere quelle pizzette che è morte, non lo so. Non mi sta criticando. Quelle è una delle cose migliori. Che sentite che ha detto? Le cose che c'è da nascondere, lo sta fidendo, tranquillo. Dovunque stiano. Te la trovate. E c'è caso che manco ce ne trovi più. Io non ho questo discorso, cioè. Cosa che devo sapere solo io, ne so solo io. Su quello sei sicuro? Non sono sicuro, Robè. Ok, dopo sei tornato all'evento, No, perché mi sono partecipo sull'evento su Facebook, quello non solo perché ha partecipato all'evento. Basta quello, tu. Non ho capito. Partecipa all'evento su Facebook e loro ti associa a chi partecipa all'evento, a chi organizza l'evento. Sì, per carità, però anche lì quando diciamo che Google è una cosa e Facebook è un'altra, tra tutti e due vuoi che non ci avranno tra virgolette un accordo? Ma voi pensate veramente che Google e Facebook fanno i soldi con la pubblicità? In che senso con la pubblicità? Arrotondano con la pubblicità. Cioè, ma stiamo a scherzare, ma che passa? Scappava di cosa? Costa tanto la pubblicità su Google? Sì, costa tanto apposta, ma voi pensate, io vedo sempre le stesse pubblicità, vedo sempre, non mi pare che c'è un giro, un grosso ricambio. No, ma sai perché vedi sempre la pubblicità? Le stesse pubblicità? No, perché è mirata. Sì, io ho capito, ma c'ho 4 profili. Vogliamo avanti. Andiamo avanti col discorso, vai. Non gli eravamo, dopo li metti su YouTube sti video. Vabbè, comunque noi altri, vedi, lo facciamo, sappiamo benissimo la problematica, tanto che lo facciamo per puro spirito, prima, diciamo, goliardico, no? Quello che dicevo prima delle backdoor hardware, ma c'è il telefono, oggi io non punterei, cioè se fossi l'FBI non punterei un computer, punterei un telefono. Perché è uno strumento che c'ha tutti più di uno. La gente non ha capito che un terrorista per telefono su un computer ormai non ci passa più niente. E quello non lo so pure. Non lo so quando c'è cosa, È raro. Non lo so. Ti terrà certo più. Ma sì, ma col computer e poi. Cioè, almeno per quando mi riguarda sì, io comunico così tutto il giorno e mi puoi intercettare chi fare, tanto roba mia non la leggi giù. Ho capito. Io con il computer posso comunico tutti i giorni con terroristi di tutto il mondo. Così è, A questo punto Provenzano lì che faceva i pizzi ancora era più voluto di noi. No, sì, perché chi ci pensa, capito? Dice questa tecnologia è fogliettino. Dov'è? Quello doveva chiamare il legge perché non giocone lo criptava. Pure in codice era. Vabbè. Va bene, detta questa, vediamo un po' come funziona questa cosa qui a livello proprio di, appunto, dopo aver detto che praticamente non servirà niente, vediamo comunque come funziona perché può essere interessante. Allora, ora non so se voi altri avete un dispositivo con cui volete fare una prova. Tra l'altro se vogliamo fare sta cosa di attaccarlo per vedere i pacchetti, che dici? Ma tanto se devo intercettare quelli di Torre, che paura, vedo tutto cifrato. Appunto, vediamo se è tutto effettivamente, se è tutto regolare, se è tutto cifrato come si deve. Beh, fammi vedere come l'ha impostato. Ah, ok. E tu non hai impostato come proxy trasparente. No, io non ho impostato come proxy trasparente, però adesso lo possiamo anche impostare come proxy trasparente. No, però tu là c'hai pfSense, non c'hai ptables, c'hai pf. Sì. E già quel ptables. Cioè, non è difficile, però sono un po'.
cioè perché dopo tu devi modificare, devi mettere regole su firewall per far passare tutti i pacchetti, cioè su PF io non ho la più forte idea di come si fa, e so che è bello complicato PF rispetto ai QTable. Non c'è un menu che ti guida perlomeno in generale? C'hai l'interfaccia? Sono due giorni a leggere in mano. Dici? Sì. Vabbè. Chi è Samuele? Tanto se qualcuno sa fare questa Samuele. Però sperando che PF senza non deve mettere questa cosa. No, PF è proprio il firewall, ma non è facile, cioè è uno dei più complicati. Ma quello che sto dicendo è quello che riesce, quello che riesce a fare a menù, l'altro te lo sogni. Com'è? Quello che riesce a fare a menù te lo permette, l'altro meglio che il GPT. L'altro che Samuele è nel senso quello che riesce a fare a menù. Nel senso, lui mi dice che è molto complicato a fare qualcosa che è un po' fuori da quello che ti permette di fare. Cioè le regole che io ho messo sui firewall non so come si traducono in PF. Esatto. Però quando i comandi non sono tanto coerenti, cioè, perché non sai come si traducono, fondamentalmente non è, cioè non so, fondamentalmente delle regole diciamo teoriche. Sì, prendi tutto il traffico che arriva su questa interfaccia, esatto. Fai questo qua, nel linguaggio PF. Beh, nel linguaggio PF è grafico, metti l'interfaccia grafica. Non credo. Sì, però ecco, quello che voglio dire io, quello che ti permette l'interfaccia grafica, però come ti sposti da quello non ti permette altro. Proviamo a farlo su interfaccia grafica. Proviamo, dai, intanto che però. Non esci da quel binario, ecco. Allora, io per il momento ho fatto questa cosa, non è trasparente nel senso che appunto devi mettere il proxy sul browser. Quindi diciamo. Io per ora l'ho fatto solo per vedere se funzionava la cosa, se funzionava senza installare proxy qua, ma installandolo qua. E in questo modo ovviamente non è trasparente, devi mettere proxy sul browser, però una volta che metti la facciamo la provetta. Qua ci chiede la password però per collegarci. Sì, guarda, le password stanno scritte qui. Pass 409600 e pass 409601. Quella di Tor dovrebbe essere la prima. Allora, io ce l'ho qui sul telefono. Ve lo faccio vedere. Allora, io sono connesso con PFSense, PFS Wi-Fi 01. Se vado sul browser, che sarebbe però quella non torrificata. Che sarebbe quella non torrificata. Se vado sul browser, e vado su Are you using Tor? Mi dice sorry, you're not using Tor. Se io vado su quest'altra, PFS Tor Proxy, faccio connetti, Wi-Fi 00 sarebbe Tor Proxy, poi c'è Wi-Fi 01 e quest'altro. Allora, PFS Tor Proxy, aggiorna. Ok, congratulations, this browser is configured with to use Tor. Ok? Saprei impostato che come proxy deve stare 192.168.1.1. Tutto pass 4.0 oppure solo 4.0.2. Tutto browser è impostato, usa questo proxy 192.168.1.1 sulla 9050, detto. Non cioè non ti sei solo collegato alla Wi-Fi. Quando tu l'impostazione del proxy sta sulla Wi-Fi, però non sul cellulare, no? Quindi io mi collego solo alla Wi-Fi. Allora guarda, ti faccio vedere. A me mi dice che non sto usando Tor, sto collegato a quella PF, allora. Tor. Perché non stai utilizzando, non mandi il traffico sul proxy? Cioè questo lo chiede quando ti connetto lo chiede. Come? Te l'ho completato da solo quello? No, messo qui, opzioni avanzate, manuale, impostazioni proxy, manuale.
Qui, quando imposti appunto la wifi, cioè la rete, io ho impostato che sulla rete, su una rete senza proxy, sulla rete quella con PFS Tor proxy, devi utilizzare su Tor proxy devi utilizzare appunto il 192.168.1.1 e la porta proxy è la 8.1.2.3. Però tu questo, cioè tu te lo trovi già inserito? 8.1.1? Sì, quella lì. Ah, sì. Tu te lo trovi già inserito dal momento che fai connetti? Sì, perché l'ho salvato. L'hai salvato tu sul l'ho tuo cellulare? Io sul mio cellulare. Ok. Ma infatti perché qua non me l'ha completato in automatico da nessuna parte. Allora, la porta proxy è 8.1.2.3 perché questa qui dovrebbe essere la porta di Polipo. Poi Polipo, che è un... Se lo metti là in grafica per vedere il traffico? Sì, lo mettiamo, però lo dobbiamo connettere a un... A un computer? Sì. Posso io? IP? DHCP? Come? DHCP? No, DHCP non c'è. Che senso? Impostazioni IP. No, vedi. Hai rischiato molto il tuo cellulare. Sì. Ok. Adesso dovresti scambiare. Adesso lui te si collega. Non ti sei collegato? Sono portati via il cavolo di chiamare. Dice errore di autenticazione, ma che è minuscolo? Passa è tutto minuscolo. Ah, tutto minuscolo. C'era la salamandra lì. Che sta lavorando nella salamandra di blocco? L'ho visto prima, non so se l'ho detto. Si sta lavorando. È tutto sulla la sistema di riscaldamento? No, è messo la stupenda che scatta. Scalda, sì, ma sta smontando un po' di scuole. Sta benissimo. C'è l'effetto bue, c'è l'effetto bue asinetico. Ci manca solo l'effetto sbobbio. Esatto. Vabbè, te ce l'hai uno in macchina? Cioè, dovrei averci in macchina, no? Intendo che sono munero che va a spazio. Ecco, perché vuoi internet? No, aspetti a me. Ah. Io do pesato, minimali approvazioni, io do pesato. Nel senso che è stato il programma di impostazioni. Dai, va via su Gamma! Che piacere! Che faccio una ghisa a caso. Ah, mi sei fammi tardi, Roberto. Ma che telefono è così? Che è buono. Deve essere quanto? Prendi la HDMI direttamente. Non mi capivo che. Ah, se ci sono, mi sembra che fosse un giretto. Poi sono di qua. Aspetta, Andrea, a casa, vengo con l'alma. Ti hanno tacciato di essere molto nottambulo. Allora, sento che purtroppo ho due settimane che ho preso l'orario normale, cioè sto cercando a fatica di prendere l'orario normale. Ho preso l'orario normale, le due. Per inciso, quale sarebbe stato l'orario normale? Esatto, l'orario normale è andato a dormire a mezzanotte e mezza e svegliarsi alle 8. Infatti non riesco di male. Ma è proprio una vitaccia questa. Io non faccio normale come fa la falla. Guarda. Non è da lamparso però, No, infatti. Sono che gli accorcimmi un paio d'ore, allora li vengono più normali, capito? Addirittura! C'è le due come di vicino! Io c'è le due di tu pensavi e già un bel passo avanti! Se lui prende a quello di alzi la mattina, logicamente vai indietro 8 ore, capito? Ecco. Meglio sendere forse mi interessa. Tu veramente c'hai la veda. No. Zaino non è da veda. È da veda. Questo è quello che ci sono il corazzato velloso. 19 no, 18 stelline. Nel fatto. Prima di comprare questo, quello che c'avevo che mi ero portato, che ho fatto il viaggio, era tutto scucito da un lato, quindi sono girato mezza volta con lo portale di mezzo dentro e mezzo fuori. Poi alla fine sono portato cose che ho capito che non è una città onesta, perché se no c'è mai non sai. È stata una bella esperienza, è bella. Merita.
Io sono andato a far vedere il media center dello sveglio, qui su forse ti interessa. E ho cercato, ho passato 4 ore a cercare di installare un cazzo del programma per la scuola e non ero riuscito a installare, io sono convinto suo. Che roba? Non lo so, si chiama Leggi per me, c'è cioè un flip che si vede male elementari. E la scuola gli ha detto, guarda, questo programma si chiama Leggi per me SP. Oppure è pigro. Perché? E mi ha chiamato e ho detto, guarda, vedi se la fai, non ero fatto installare. Ma cosa è il Windows? Penso esisto, c'è Windows 7 installato. Può essere che la versione più non è, perché magari la scuola c'è XP. Può essere anche quello. Però allora, non, non so che programma è, non sapevo né, non sapevo che inventarmi. Stimai. Bene. Allora. Quello sotto è LAN Tor e LAN 01 traffico. Quindi Tor a te te parte le default, poi c'è un interruttorino sulla grafica che puoi accenderlo, spegnerlo, spegne tutta la wifi. In che senso dici su? Nel senso dal menu di controllo. Se tu decidi se voglio stare strasicuro, voglio spegnere la wifi e il Tor lo faccio da LAN. Sì, devi riconfigurare. Diciamo riconfigurare, è una cosa che se torna solo la wifi? Allora, adesso è configurato in questo modo. Nel senso che se tu dici voglio levare questo, mette una LAN, eccetera, eccetera. Credo che si possa fare in maniera tutto sommato indolore, nel senso che su interfaccia gli cambi il dispositivo con cui lui si rapporta, perché ovviamente adesso c'è un'interfaccia dove dice ok, io sto collegato fisicamente a questa interfaccia di rete, magari è una wifi, è una wireless, no? E se io stacco questo e ci metto un altro, dico guarda, tutte usa quella internet, con le stesse impostazioni lì. Non so se l'accetta del buon grado, perché ovviamente i dispositivi essendo diversi. Con questo Team Client voi ci avete avuto mai problemi nel rallentamento o lo gestisce bene? Perché ci sta a pensare pure una cosa del genere, ma non gusterebbe. Io ancora non ci ho navigato seriamente. Tu ci hai sperimentato? Io l'ho usato per l'ho usato proprio come router per un po' di tempo e ogni tanto l'attacco, ci faccio qualche esperimento. Non mi sembra che fa rallentamenti. Te dico, oddio, considera che te la butto lì, se faccio un test con speed test attaccato normalmente mi va a me va a 6 mega e mezzo. Quando l'attacco con questo più o meno uguale, sì. Abbastanza trasparente, diciamo. Sì, però ovviamente poi non so, diciamo, se ci fai passare che cacchio so, se lo metti proprio come router da un computer a un altro. No, magari che ne so, con 7-8 utenti, se si metteva a sedere, ecco, quello aspetta, però panorama è per niente. Sì, però con un traffico consistente, no, un traffico. Sì, Canorama. Canorama. Sì, ma poi stai illustrato su no, X7C. In condominio non è che scappa di cosa. Sì, sicuramente c'è. CIS è per gnome. L'ho fatto per me, l'ho fatto tutto per gnome. Ho capito, però io posso installare i programmi per gnome. Ma c'è mai point X7C. Butti un po' di livelli in più. Esatto, butti di
diciamo, gestiva il traffico all'interno della sua linea. No, sicuramente non è la sua linea. Forse c'era più roba del Windows 8 là dentro. Se è stato un altro insieme, c'era un computer dello studio, un altro è... Conto se si integra con KDE, conto se non si integra. Con tutti i file, c'è la televisione... Ma ci sarà senz'altro qualcosa. Ci sta, non so come si chiama. K-K. Poi comunque sia tu l'audio, se ti trasferisci da un mondo a un altro, quelli pesano, quindi traffico nella LAN e lo crei. Sì, il traffico nella LAN se ne crea parecchio, però così non ha capito una cosa, per esempio. Sì, perché questo qui funziona. Anche lo metti come DHCP, come router, però poi tu fisicamente... Altre cose se non è girato magari... Ci attacca uno switch. KK, non lo so, il problema è che esiste. Io metto un'altra Ethernet, è molto buono. Quindi ciò, diciamo, internet, poi esco. Ma che non si può LCA? E poi ci metto uno switch. Io non uso un programma e faccio tutte le cose che lo vengono con lui. Integrato con KDE, è un po' su informazioni, c'è qualcosa che ne so che ti permette di registrare Camoso, poi c'è anche le varie ministre regioni, anche perché senti che pronuncia Camoso, non c'ho idea, la dite Camoso, non si chiama Camoso quello che Camoso, l'abbiamo trovato, si chiama Camoso. È tipo quell'altro... Camorama? Tipo Camorama? No, subnome, come si chiama? Camorama, è quello di Bromo. Camerca? Camoso, Camoso e Camerca. Vogliamo vedere se riusciamo a impostare le regole. 500 euro l'antenna? No, 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 no. Proviamo a vedere se riusciamo a fare questa cosa del proxy trasparente. Quindi dovremmo... Andiamo su firewall e andiamo sulle regole. Ora vediamo un po' su LAN Tor. Quali regole ci stanno? Allora, c'è questa qua. Ah fica, io è vero, l'ho fatto però fuori da qui. Maledizione. Quindi qua non ci stanno le regole che ho inserito? No. Comunque prima di inserire le regole sul firewall devi modificare Tor, il programma che si avvia, per dirgli che si deve anche mettere in ascolto per fare da server da proxy trasparente. Cioè, non avvii soltanto Tor e metti le regole sul firewall.
Ma se io... Avevamo una trovata 90-40 in... Però quella dovrebbe essere facile, ma tutto a RPG. Credo che ci sta anche qua. In che senso? Nel senso... C'è da fare questa modifica? Penso che Thor quando si avvia si mette in ascolto su una porta, la 90-50. Sì. E lui si mette in ascolto per fare da proxy, normale, cioè qualcuno si collega a me e io sto in mezzo, no? Per fare da proxy trasparente lì sul manuale di Thor c'era scritto che bisognava avviare Thor in modo che si metteva in ascolto anche su un'altra porta, che era 90-40 in quel caso veniva utilizzata. E lì Thor però si aspetta, si mette in ascolto lì, però si aspetta da fare... lì si aspetta delle connessioni per fare dal proxy trasparente. Quindi lì dopo vai a mettere le regole per fare questa cosa qui non la si fa a livello, perlomeno in questo caso, a livello di polipo? No, perché dopo a quel punto polipo non usi più che niente. E, perché polipo è un proxy HTTP. Sì. Ah, è vero. Tu invece in quel modo lì ci fai passare tutto. Quindi levi polipo e dici a Thor di ascoltare sull'altra porta e è stato fatto una... metti la regola del firewall in modo che tutto vada su quella porta lì. Tutto andava ridiretto su una porta. Tranne la 53 che andava. Che andava su un'altra porta perché c'era il servizio del DNS. Ho capito. Invece tu preferite avevi usato polipo? Sì. Quindi non si può fare niente qui. No, si può fare solo che c'è. Bisogna prima modificare il file di configurazione di Thor per dirgli prossima targhetta B, mettiti in ascolto pure su quest'altra porta e. Sì, il caso non sono proprio PF senza come si fa fare la regola del ridetto su una porta. Infatti quello stavamo di prima, perché PF non è facile come PD. No, è facile, ma c'è una sintassi diversa e l'interfaccia quello lì che non so come qual è il comando. A mano c'ha comandi simili, quindi basta semplicemente. Si può fare a mano, tanto mica bisogna passare per forza per interfaccia del server web. No, si può fare anche a mano. Cioè quella via partessa con negata la tastiera, se no? Via SSH. Guarda questo. E prima c'è da modificare il Tor. Se lo vogliamo fare si può fare, io ci ho qua segnato, adesso probabilmente tu già li sai, se no io ci ho segnati tutti i file di configurazione di quest'anno. Guarda, intanto fate quello, io vado a vedere qual è il comando di PF per fare tra i diretti, perché qui lo devo vedere sul manuale, che questo PF senza non c'è il manuale integrato. Ma è vero. Quindi bisogna guardare un attimo in mano. Siamo fatto così. Quindi mi pare di aver capito che mi devo se non mi faccio configurare. No, è semplicemente più conosciuto, non è che ti faccio configurare. C'ha due sintassi diverse, PF in realtà è più leggibile come sintassi, perché è una cosa che sembra più un linguaggio naturale. Invece ripetevo per esempio il fatto che c'ha una struttura a catene, c'ha una sintassi particolare, una logica sua, insomma. Ma c'è la console qua? Sì. Sono tutte e due facili. Se vuoi fare tu, basta la mia fa. Sono lì. Ancora io. Che? Come si fa cosa? Per entrare cosa? Dammo tutto, cioè secondo io posso vedere se il Thor c'ha gli stessi file di configurazione. File di configurazione ce l'ho segnato. Non devo dire se non è messo davanti alle mani, se non mi ricordo. Giro tutto il libro. Mi piace tanto di attenzione. Ma lo vogliamo rendere. È molto gentile. Se vogliamo farlo ora, fallo un po'. Ho scoperto perché non fai niente. Trasparente. Come fare? Perché già così funziona, solo che lo devi impostare sui programmi. Ho scoperto perché non faceva i video di 30 secondi. Che fai il video 30 secondi, era messo l'impostazione. Secondo me ci vuole tranquillamente un'ora. Ma c'è tutto il pannello, c'è tutto il pannello, ah, l'hai ricambiato da quella. Quello bianco, tu lo rivedi,
E perché sei tornato sull'Arcadel? Faccio vedere la procedura. Mi piace. Sono citato questo nuovo. No, io perché l'Arcadel me lo ricordavo, era bianco. Sì, ma quello l'ho tenuto un po' in fuoco. Non c'era ancora a casa, l'ho usato per smartare le prove. Ho capito. Qui c'era che fa il video 30 secondi. Io non lo sapevo che era impostato. Qui c'è 30 secondi, 10 minuti, un'ora. Dai, non lo sapevo ancora. E un'ora tanto 4 giga di RAM non lo fai, però 8 giga di SD. Però mi basta, faccio il video di un'ora. Come la qualità com'è? Non so, non ci ho fatto tanto, accettabile, cioè. Mia devo fare Spielberg. Un po' di stress dei dispositivi e vedere come si comportavano, però. Non lo so, perché quando mi hai detto facciamo vedere i due dispositivi, infatti l'ho chiamato e ho fatto, ma facciamo vedere i due dispositivi che. Che devo far vedere. Si potrebbe avere, non lo so, anche per esempio fa. Per dirti la stupidaggine potremmo fare anche. Non lo so, uno speed test oppure attaccare tutti i cellulari a uno per la capitale. No, se quello c'è. Ma se c'è, se ne metteva due. Però standard. Ma che ma questo è diverso però. No, ma non puoi fare cinquantesimo perché se cambiava la tensione di rete non era occupa il vento di rete. No, ma non è quel palo di adesso. Ah, no, perché? Allora, facciamo due esperimenti. Praticamente tutti e due, l'hardware praticamente è lo stesso, l'unica cosa che cambia è la RAM. Lui ha 256 MB di RAM, il mio ce n'ha 128. Però è anche vero che il software che viene caricato a lui ne occupa. Come si torna sulla home qua? WPF, sì, no, lì su quella sul simboletto lì. Okay. Lui sta al 50% della RAM utilizzata. Perfetto, precisa. 220, quindi praticamente alla fine più o meno abbiamo la stessa RAM, perché il sistema questo qui occupa sui 17 MB di RAM, avviato tutto quanto, server DHCP, quello che ricarica del combat flash che ci avete messo. Sì, sono i combat flash dentro, quindi alla fine la RAM ci sta. Facciamo un paio di prove di stress, ora ci colleghiamo con i vari cellulari tipo a questo e vediamo se. Perché l'altra volta per Raspberry avevamo visto che dopo tre dispositivi collegati facevo la stessa unica cosa di questi, solo che era con la Debian, quindi più simile a questo. Quello che volevo chiedere, il Raspberry con uno o due dispositivi collegati si intoppa o ancora va bene? Cresciava, però quello che cresciava non era Raspberry, che noi, è praticamente no. Il programma che io usavo per creare una rete wifi che si chiama Host APD APD è quello che cresceva, ma solo che non c'è un'alternativa, cioè ci solo quello ci sono qua, non è perché ho usato il tutorial di quel fruit, questo qui era in parte il tutorial, quello che avevo fatto, cioè prima ho creato un access point, quello ho creato Fabio? Non seguendo quello 4, che gli ha dato 0, 9, sì. Perché non c'è spoiler, va bene, metti in server DHCP, sì. Lanci sopra, lanci host APD sull'interfaccia e crei la. Dopodiché, una volta fatto quello, siamo passati ad Acquit, dove abbiamo preso le configurazioni di Tor e di IP tables. Quindi hai caricato su Debian. Esatto. Pass. Questo qua è il Debian che abbiamo che 4096 l'ho fatto con Bootstrap che ci ha fatto vedere Samuele, quindi praticamente ci sta zero, ci ha installato il bootloader tutto quanto, poi ci ha installato Tor, serve credo via. Sia questa almeno SSH, cioè no, non che è questa host APT, allora pass quando l'hanno consumato? Quando l'hanno di consumato? Con Tor avviato 17 mesi pass PASS 4096 anzi, vuoi che mi sta poi? Solo che dopo. Visto che quello diciamo è scritto 01 4096 quindi. Quindi siamo tutti collegati. Io sto connesso PSS WiFi 01. Siamo tutti collegati a Tor. No, quell'altro. Io sto su Tor. No, io sono su quell'altro. Colleghiamoci tutti su quell'altro prima, così vediamo. Ma via, non hai visto. Ci stressa il computer, ci stressa pure. Ma 504 connette.
pass 409601 Te spassi colpito lì 409601 come il Dark Knight chi gli devo da? Per la linea tutto maiuscolo? Così faccio i video per trovare un sito che poi ci sta l'indirizzo. Che ci farei tu con questi video? Non so come il canale su YouTube, lo devo. Diventerai il nuovo Riccardo Schicchi. Lo devo rimpinguare. Ecco, non adesso... faccio la telecamera spenta. Adesso cazzeggiamo. Ah, io per esempio adesso butto, prendo un video. Vediamo quanto. Che porta era 8? YouTube? 2, 3, hai fatto 1, 2, 3. Per un po' saranno 60. Non so che manco video. Vai con questa. Non so cosa sia. Il live è 17 in classe. Mm? Quando devo fare il prove legge sempre questo è il video. No, vieni dove a HQ. Allora, io sto navigando nel deep web. Grazie. Tordi. Che roba è per qui? Tipo lì del Wii, una director. Ah, tutto business, game, legata. Poi che questo indirizzo qua cambia giornalmente oppure ha segnato. Scusa un secondo, ma quanti sei ricordi? Questo indirizzo qui è fisso. Sì, perché sarebbe l'ash, sarebbe la. Sto con Mint, ovviamente se passo su Daniel. In base 32. Esatto, quella pubblica viene fatta la Fammi sapere se trovi qualcuno che gli interessa di mettere la diamondore, che non mi c'è quando ci va gli faccio le foto, io non ci capisco. Io non ci capisco questa roba per me. Lo c'avevo corrente su top proxy e su quell'altro. Io sto corrente su quell'altro. Su, connettetela. Io ci sto Password c'è? Pass piccolo? Tutto piccolo. 4096 4096 00 per torre. Adesso sono 300 istanze YouTube, dove va? 300 istanze. E in Google, quando fai di YouTube? Tutte queste istanze. Pass con 2S 4096 e poi si sta in 512 torre. Dove stai? Su torre o quella? Allora 00 400 istanze, ma tu paghi di IMU perché dai 6 istanze stavo nel deep web però con torre mia, non con quello. Ma scusa, se stavi nel deep web con tor tuo comunque te doveva dire ok, stai su torre. No, perché io non gli ho detto vai su torre sotto i siti, ma soltanto sui siti che c'hanno all'interno della URL ogni un punto. Un treccio. Sapete la strada doppia cipolla? Perché io sto su. C'è la cipolla cipolla. Cioè, è una cipolla dentro la cipolla. No! È una cipolla, è fatta a forma di cipolla, ma strati! Passi dentro Tor e poi riparti col tuo Tor. Vai su un altro Tor! Sono 6 strati di cipolla. 3 e 3. Sono la tua Sono navigante, ma non è tanto, Sai come è stata la cosa, la parte grafica del TF Sense lì? Come sta il RAM, come sta il processore? Sì, lo puoi utilizzare. No, c'ho la parte che non posso fare. Che devi fare? Niente. Nessun proxy c'era finito. Io sto prendendo banda per un video. Gateway. Anche io. Che macello che sì. Ma perché? Perché?
Ma non basta rispondere. No, Hack5. Il nostro amico Darren. Non metto lì. Morista è Darren. Questo è Luca. Ah, ok. Ci vai? Naram. Questo è in Giappone? Non so dove è. Non va più lento, quindi mi sa che sto qui. Che stai facendo? Stai... Sorry! Andrea, sul Tor stai scaricando un video? No, no, su quella normale. Ah. Solo per fare un po' di... Sì, è un pochino lento, però... Tutti a vedere i video, su. Ah, vediamo un po' le video. E questo è il video. Comunque a me... Caricava con niente, non so. Regione Lambosa, pagina. Chi è che sta con noi? No, ma che sei su una pista? Io sono su quell'altra. Tu stai sul toro. Io pure. Tu stai sul toro o su quell'altra? La lettura di carte greche. E voi da solo stai sul toro. Se no, siamo informati noi, Io non lo faccio, c'erano dubbi. Ma guarda, io c'ero una lamentata delle notte. Allentata! Ma sei stivo, Fong! Sì, di come mi tratta? Dimmi! Cosa? Io vedi. E per fortuna! Io voglio vedere. Io lo dico sempre, ma con gli amici così, chi c'ha tempo dei nemici? Ecco, allora dice, fortuna tu che non c'hai nemici, e per fortuna! Sì, ma fare video con Kaiser. Io ancora sto in video, forse ho buttato io. Non c'è non però so. Aspetta, non c'è nessuna regola per il quality of service. Ossia? Quando posso dare via via. Chi via prima boccia di più. E chi via prima non è detto sa. No, intendo. C'è il meglio. Questo consuma più risorse di un telefono. Se invece tu dai a tutti la stessa cosa. Tu dici buttare il drop qua. Ah, aspetta un po', guarda, che prendo... Possibile che non va? Possibile che non va? Lo metto lui da qua. Sì. Come? Possibile che non carica? Il tablet non è veloce, la linea... Come non è veloce, dai? Sono un single core. 50 euro che l'usi pagato, che tranquillo. Questo sarà... Se la batte col comodo 64. Lamentati! Quale serve? Oh. È un dopo 64 portable. Come del due? Assolutamente. Sapessi quando l'ho amato quello del buon pomo 64. Vai la mandare la richiesta qua. Ma proprio bombardato. Sconnettetevi tutti! Aspetta, considera che io tu sei. Non ci puoi accedere. Ah, ok. Perché ci stai cercando di accederci tramite Tor all'indirizzo della rete là. Potete andare dentro Tor? Sì. No, aspetta, io sono stai autorizzato? Sto su Tor? Sono autorizzato, navigo, non ho una folle velocità, ma apro le pagine testo tranquillamente. Però loro naviga su Tor? Assolutamente. Guarda un po' il grafico del... Ma fa bene? Io tranquillamente, testo quello che voglio. Non è questo. Limit online. Ah, guarda, c'è anche il limit. Fishing pages. Sì. Ah, che significa? Chi si ricorda? Ci dovrebbe essere il limite di 3 mega e mezzo per ogni LAN. Ci avevamo 3 mega e mezzo in tutto, penso. Dove stiamo? Ma daremo già sto coso? Adesso si sistema. 3 megabit e mezzo, dici a testa? 3 megabit e mezzo, sì. 3 megabit e mezzo no a testa. A interfaccia. Ma io penso che in totale ci stanno sui 4 megabit. Cioè non è tanto veloce come in linea questo. Quanto sta al 54%, ma non niente. Insomma, quando sarebbe. Porco cane! Non lo so, probabilmente. È forata. Però metto... sì, guarda, comunque io su un forum la fai testa un arrivo tranquillissimo proprio scorrevole della 65 251 questo è lontano nessuno ci sta detto stanno sui 3 megabit e mezzo di tutto guarda io, sì, la linea quella LAN è 3 megabit un po' di
12. In penna. Sorry. Assolutamente nessun problema per me. Qua ovviamente Samuel ti dice, vedi sulle, sulla web ti dice in perché la prende da fuori e dipende, rientra. Dipende in e out, dipende dall'interfaccia. L'interfaccia esterna, in è quello che viene da download perché c'è l'interfaccia interna l'hanno ovviamente quando, quando tu fai è un out, infatti sta in so, ma non è che per sì. Caso c'è ma ho fatto una cazzata. Io devo mettere anche la navigazione anonima. Ho questo tutto. Non va se no, esci dal deep web. A parte non ho registrato niente. Cioè nel senso non ho. Intendo che sul dispositivo non vi lascia salvare i file temporanei, i cookies. Navighi col deep web, già salve e poi navighi normale e fa tutto il contatto. Adesso sto pensando ottimo, sai che servirebbe trasparente, sì, fosse sempre lì, cioè ho capito, è trasparente però usi sempre quel sempre Tor oppure no, da che sei fuori sa che comunque ci servirebbe la bootnet, cioè ce l'hai nella adesso ce l'ho con Corbot, te l'hai visto? Che è Orbot? Il torre per Android. Sì. Ah. Orbot is the activator. Prende la bella bootnet e va per testare. Facciamo la Kinetic. Centinaia di computer. Meia? Ci vedi sabato fino a farlo un po' per aria. Anche domenica, Tutto collegato, sincronizzato. Non c'è è un indice strategico, cioè tre strati, due strati, tre strati, ma ti aiuto io, come faccio a fornire se puoi via? No, ma parte non puoi, no, puoi, in realtà si puoi. Ma non puoi, sì, puoi farlo proprio. Ti penso se provi a fornire? Penso se provi a fare i cantabra su una... Non c'hai nessuno, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Qui, Tor, che si collega, la scoperta che c'è Tor, che sembra un po' che c'è Tor, no, basta. Invece sono 5 router, 5 Tor, che in pratica lascia una cosa aperta e Ortiz aumenta esponenzialmente. Ne apri le... vai! Good! Cioè, devi stare direttamente, non devo fare niente. Ma è così, dice, stai usando... Orbot! Ah, posso mettere qui? Beh, non so se ti do il permesso, però... Che è un tuo, variato! Un browser ad hoc? Su coso? Su Google Play, l'ho inviato. Non è brutta. Tengo il wifi perché se no... Ti piace? Su Google Play, l'ho inviato. Sì. Però, scusa, a quel punto... Però, c'è sempre il rischio che tu stai facendo qualcosa
stai navigando su Deep Web e col tuo telefono. Allora, no? Cioè, sì, sì, col telefono. Prendi, ti prendi un tablet da 50 euro. E lo usi su non vai su Google Play. Su Facebook. Non ci metti l'account di Gmail. Ci fai solo riportare. Non ci metti niente, te lo scarichi come APK, questo lì e ce l'hai. È pulito come. No? Sbaglio? No. Sbagli in qualcosa, dimmi, devi fare. Se comunque si riescono a farti eseguire il codice attraverso il JavaScript, comunque si ha. Ma se lo diciamo sul GPS, siamo subito. Che GPS? Questo c'è GPS, non c'è niente. Questo c'è solo il WiFi. Una cipolla. Ah, allora. L'IP. Cioè, l'IP? Sì, sì. Perché sì. Non è trasparente come proxy, quindi sembra che quello. Cioè, comunque il Tor lì funziona su quel browser che ti avviato. Sì. Però che ne so, se tu lanci un altro programma che va su Internet, no, sarebbe sì. Non diceva tramite Tor. No, certo. Perché non è trasparente. Ma tu utilizzi solo un'istanza di base. A meno che non c'è Android, non c'è una parte. Android non c'è una qualche parte. Se ti si segue il codice. Cioè, stesso discorso del computer, perché vale appena qua quello. Perché io lo configuro tutto quanto sul browser, però se sul browser mi viene eseguito del codice che dopo mi passa fuori dal browser. Quindi comunque la cosa più sicura rimane una cosa del genere. Ethernet. E non solo, e sul computer tuo sta un Ethernet, se stai su Linux RM mod che levi il modulo, oppure lo smondi, stacchi i cavetti, va bene, la wifi, perché anche se tu stessa Ethernet per parte in codice che dice vedi se la wifi è accesa, collegati a next time, collegati a wifi, prossimo contaci, no vabbè, che carino. E sembra apprezzabile, ragazzi. Sì, no, la prima volta che sono scaricato la live con il 17 c'era la donazione, l'ho fatto a me. Quello sono meno codice da root, cosa molto difficile, possono fare pure mod prog, ti ricarica il modulo della wifi. Aggiunge la lista dei desideri. No, cioè vabbè, dopo vai sul folle che non succederà mai. Però sì, dipende da dove, dipende dalla posta del giorno. Dipende da chi email ricevi. Cliente frequente. E se troppo paranoico sbagliate, però esatto. Un minimo non guasta. Sapete, no, secondo te è importante certe cose sapendi. Già è tanto. Poi se lo vuoi fare lo fai, se no no, almeno ce lo sai. La comodità, sai quello che la dici, comodità fai, ti impedisce di fare, quello è il problema. Ma è tutto un discorso sì. Di comodità. Però il fatto è che loro infatti sono riusciti a mettere a fare tutte queste cose facendo cose comode. Cioè per quale motivo dai in continuazione dati a loro? Perché fanno zero negativo. Sì, perché tu il telefonino ma li usi sul tram, dici che me a casa lo faresti, e sul treno non lo fai, dici ma che me ne frega, tombola. Tra l'altro credevo che con lo stesso sistema, diciamo con la stessa tipologia con cui ogni applicazione ti chiede l'accesso a destra e a sinistra, adesso è diventata la stessa cosa quando tu per esempio vuoi connetterti a un sito e accedere tramite Facebook. Quando tu accedi tramite Facebook ti dice allora io se accetti che io prenda la lista contatti, la tua email, pubblico la lista sulla tua pagina, quello che fai su questo sito, sulla tua pagina, tu non lo fai? Che cazzo, lo so però in questo caso è veramente, aspetta, in questo caso è veramente la brizza, se fammi una descrizione accedo via Facebook. Io lo puoi evitare. È un po' di volte che lo faccio, perché ovviamente è una comodità, devi lasciare un commento su un blog, su qualcosa, accedo via Facebook. Che a me non me ne frega, io posso anche accedere come Andrea Bianchini, magari dico una cosa che penso veramente che non c'ho problema a ripetere, quindi accedo come Andrea Bianchini. Allora fai accedi al blog tramite l'account Facebook. Ok. Faccio il commento a nome Andrea Bianchini, ma quando tu accedi ti dici ok, per accedere come Andrea Bianchini con l'account di Facebook devi dare accesso a email, lista amici, possibilità di pubblicare cose a tuo nome. Dico, però non so se questa cosa è stata cambiata prima, tu dopo potevi ritornare su quel nome, quindi io lo faccio solo per quel commento lì e poi la Facebook poi disattiva. Io faccio io sono fatto di non fare il commento. Però lo puoi disattivare. Lo so, però è proprio questo. Il punto. È cioè tu a un certo punto devi arrivare al punto del. No, tante volte chi scrive l'applicazione è un po' bene, dice chiede questa autorizzazione, io le chiedo tutte. Ah,
Questo perché in realtà è il discorso. Molti puntano sul fatto che la gente non gioca e sta lì a leggere, clicchi, clicca avanti, avanti, fai, fai. È un po' stupido. Però i siti quelli un po' più, tra virgolette, seri, ti dà la possibilità di scelta. Molti siti ti dice metti l'email, pubblichi e basta. Capito? Sì. La cosa che bisogna stare attenti alle applicazioni gratuite, perché le applicazioni gratuite te la danno, ma no, chiedi qualcosa in cambio. Basta sapere, ci sono l'opinione che saperlo è fondamentale. Se tu lo sai, poi scegli. Se la vuoi fare la fai, se la vuoi fare, non la fai. Per esempio, quello lì c'è Luca, quello che ti ha consigliato. Sì, però preferisco la cosa. Quello lì lo installi come APK, lo installi dal market di Google. Tu potresti, in teoria, non installare per niente il market di Google e utilizzare sta roba lì. Infatti su... Perché no? Come si chiama? Su? Su Replicant non ci stanno le Google Apps, ci sta F-Droid preinstallato. Ma anche su Channel devi mettere le G-Apps come coso, quindi non è sbagliato. Ecco, Replicant F-Droid. L'ho letto oggi su un post, non mi ricordo. Ma che però io, per come sono fatto io, mai utilizzerei un servizio di Google su un telefonino che c'è la SIM telefonica, su un tablet dove metti la SIM telefonica. Sulla challenge c'è F-Droid. Io l'ho già fatto, quindi... No, vabbè, però... è troppe cose che se verifica l'un l'altro. Andiamo a vedere un attimo come sta. Signori! Tardi? Ci vediamo. Più. E dai, sei che stai in giro. No, ci mancheria. Perdonatemi. Non avendi. Tu zitto! Ma la coscienza! Dai, ci sentiamo per sabato domenica! No, mercoledì prossimo! Allora, io speravo che ci fosse Raffaele stasera, Raffaele non c'è venuto. Allora, stasera, mercoledì la famo su radio degli amatori, antenne e varie, però la famo alla maniera degli amatori. Gianluca gli eravamo una pennetta con tutte le foto, tu ci metti tutte le foto in sequenza, io e Raffaele ci devo parlare sopra. Una cosa molto semplice. Raffaele, se vuole portare dei TNC, radio, qualcosa, lo metti lì sopra, la fa vedere. Ok. Perfetto. Una cosa proprio così, pa e sargicia. Proprio una cosa rustica. Promosso. Tu dovevi essere venuto un po'. No. Va bene, signori. Ciao! Buonanotte! Ci vediamo per sabato domenica, Simona! Ci siamo a 20, stasera, ci mangiamo! 20 c'era cena? Dove si fa? A Charlie, c'è anche in maniera di mangiare come piacciono gli altri? O c'è la stecca di bufalo? La pizza per primi! No, però per dirti anche una pizza... Non penso che facciamo l'uomo di noi! Ma sì, lo dico, penso che sì! Siamo tanti anni, ma non penso! E un bel boccalozzo di birra! Ci sarebbe da dire a quelli degli altri gruppi, se non ci sono fermo. Ma che giorno si fa? Il 20, venerdì. Ciao, ce l'hai a posto. No, perché tu ci vuole venire. No, paga. A posto. Ciao. Notte, signori, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao. Perfetto. Questa è una cosa che lui può fare. Io sto staccato, sono collegato ancora. Dovete già sapere che ogni serata del GLM c'è Gianluca, capito, che fa non basta delle arti di tutti, quello smercia, capito? Ci sarà il sito su Tordo poco di Gianluca, capito? Davide, vedete, lui praticamente può spegnere il dispositivo direttamente da lì. Pensate. Io invece non posso, devo fare shutdown meno H. Non funziona? Perché la mia non funziona perché l'hai disattivato? No, perché la mia è una distribuzione Linux fatta da zero, cioè Linux from scratch proprio. Puoi programmarla per far funzionare i pulsanti? Ce lo devo implementare, cosa che non ci sta, quindi te lo faccio. E siccome la root viene mandata in lettura e scrittura,
Io se faccio qui, poi dopo spengo tenendo premuto 5 secondi, posso fare danni perché c'ho la root montata in lettura e scrittura. Invece una volta sistemata sistemato tutto il file system, quindi tutti i programmi, i servizi e tutto quanto sta avvenendo automaticamente, una volta che è pronto gli dico a grab, quando carichi la root, anzi no, a grab, all'intra file system, dico quando monti la root, o anche a grab tipo lì, montala in sola lettura. Quando a te ne prende un disco e niente subito su futura. Tu devi aspettare il sistema e utilizzarlo così com'è. Capito? Ma a quel punto, se ne premuto 5 secondi, anche se spengo che il sistema avviato ci stai pregando mica vado. Come lo spegni? Stacchi? Lo spegni? Stacchi. No, lo spegni no. Ma devi spegnerlo, sì, però non avendoci il pulsante di accensione. Devi spegnerlo da linea di comando, programma e poi dopo stacchi la limitazione. Però non ma puoi questo se levi la batteria si spegne. Sì, ma che... in realtà Raspberry è palloso da questo punto di vista, perché dovresti fare la stessa cosa, certo, dovresti fare lo shutdown. Certo, sarebbe meglio. Non è che sarebbe meglio. Lo devi fare. Non so che fa il sistema c'è messo, ma che non l'ho fatta montare, che fa il sistema c'è di standard sulla Raspberry? Dipende, tu dici sull'immagine che scala, dici tipo Raspbian X4. Con il journaling disattivato Non lo so questo, perché se essendo un SD è sempre, cioè è meglio evitarlo, cioè c'è il disco. Comunque questo qui da quando l'ho aggiornato non funziona più bene, lo spegno tanto che si scelta, ma adesso si è riavviato perché quello vuole sui forum sulle cose, certo. Quando io faccio questa la faccio un video, infatti sta di infatti si è riavviato, io l'ho spento, si è spento, dopo un po' si è riacceso da solo. Questo perché quando l'ho aggiornato, praticamente all'inizio, quando carica, dice siccome non trovo 512 MB di RAM, tengo disattivato la CPI, mi sembra che si chiama, la gestione dell'energia. E quindi da qualche problemino quando tu spegni non riesce a fare lo shutdown come ha fatto bene. Comunque questo qui la CPI su te cioè nel senso XFCE non ce l'ho sospendi, spegni. Che pensi? Comunque questo qui io penso che venga montato in sola lettura. Tu che c'hai perché succede? Perché non vedo il motivo per cui dovrebbero avviare in lettura scrittura. Aspetta, questo c'ha una cosa che si avvia in lettura scrittura e poi quando si è caricato tutto quanto. Però solo quando si è caricato tutto quanto. Non so, c'è qualche pacchetto che manca. In cui lo smonta, smonta la lettura e poi la smonta. E poi sì. A parte che mi fa comodo. Ti dico questo perché La differenza. Su Debian è un terzo, un quarto di anche appena c'è, là è 180 MB, e poi 250 MB. Quando la carica sta in lettura e scrittura, poi quando ha finito il suo spazio, no, è utile, no? Va bene. Diciamo che ce l'ho anche qui, c'è tutta la non me lo chiedo e faccio partire, non so per quale motivo, appena c'è senza niente, io so che quando 180 mega su Ubuntu ha 250 mega accede fino a un certo punto, tanto che poi Samuele mi ha spiegato come fa per rismontarlo in lettura scrittura. Con XFC è un po' leggero, però Debian si vede la differenza, poi per un certo periodo nel tempo stava in lettura e scrittura e io potevo accedere, e se lo facevo nell'arco dei pochi secondi riuscivo ad accedere, poi però andava solo in lettura, allora non potevo accedere più. E tanto che non capivo, dico ma scusa, ma stai montato in lettura scrittura o stai montato in solo lettura, o fai come te pare, fai come te pare, esatto.
Buongiorno. Quando lui, finché carica, finché sta facendo delle cose, sta in lettore scrittura. Poi come ha fatto tutto il boot, tutto quanto, che ha caricato tutti, tutto quello che c'è. Guarda, possiamo parlarne, possiamo provarlo. Io all'epoca era questo qui. Ma quindi muovo per spegnerlo? Lo spengo, però quando vedo che si è spento io devo staccare la corrente. Ok. Se non, se si spegne correttamente, se no vado un attimo, va un po' un attimo sul coso, quindi vedo quando è, quando mi dice CPI off, e poi in realtà off un pezzo d'eta. Ok, sta facendo lo shutdown. Ok, per fare un sincronizzazione si può andare a piedi. Ok, stacca, ecco, questo è già ripartito, stacca. Ah, perché se no non riparti? Sì, perché da quando l'ho aggiornato è cambiata la versione di BSD e praticamente dice che non c'è abbastanza RAM per attivare la gestione energia. E allora non so per quale motivo si spegne, va tutto regolare, però poi si riaccende. Credo perché non ci sia questa cosa, la gestione dell'energia attivata correttamente, poi non so. Se lo levi del tutto il CPI è elevato, nel senso che non, lui non lo carica. Sì, però se dice che non c'è abbastanza RAM per farlo, vuol dire cerca di carichi, cioè pensa di trovarcelo. Lui all'inizio, quando fa il boot, una delle prime cose che dice, dice non ho 512 MB di RAM e quindi non caricherò la CPI. No, ma tu levaglielo, cioè faglielo sparire? No, glielo, non faccio, come... glielo faccio sparire al BIOS, dici, se no, direttamente. No, no. Senza, mamma mia! No, quello bianco. Che roba triste. Ma questo è reset, no? No, pulsante reset. Ecco, l'ho partito, è diverso. E quello non c'ha la scheda, non c'ha la scheda. Ah, reset sta dentro. Non c'è il frontalino. C'ha l'affare... Okay. Mi pareva che non stava laterale, invece sta laterale. No, no, niente, però ci piace per staccare i lavori così. Tra l'altro, se non trova la CPI, lui rimane in, come Windows 98 all'epoca. Ah, è ora possibile spegnere il computer, cioè non leva la corrente. Però non si riavvia. Però non si riavvia, sì. Allora, mo praticamente che vediamo? Questo qua è un Debian proprio base. A differenza di... l'hardware è lo stesso. A differenza di quello, però, cioè qua non bisogna impostare ogni volta sulle applicazioni usa questo proxy perché ci ha pensato quando lui. Ma questo è quello che avevi fatto sulla sorella. Infatti, non so perché lasciamo riparare un'altra volta, però. Sì, per vedere se funziona, la scusa, quella non funziona. Ci vuoi dire se tu hai... Se tu non penetrisci Cosa? Se facciamo una sorta di penetration test? C'è qualche problema sul disco? La CF? Che tipo di problema? Tipo che tutti i settori danneggiati oppure controllo che non funziona bene. Vai come SFCK. Perché a me tu pure mi hai detto che ti errori, no? Sì, ma io poi avevo risolti. Non mi ricordo come tu mi chiedi cose che io faccio. Io ti ricordi che tu hai detto me li dava anche a me questi errori? Ma ti ho detto perché lui cerca, siccome funziona sul canale IDE, cerca tipo la cache dell'hard disk che qua non ci sta. Questo ti ho detto? Oppure cosa immaginato? Non lo so. Ma è passata la sera dopo la figura tutto. Eh? E spento male pure. Ah, come faccio di avviarmi in solo lettura? Sul grab, vero? Cosa? RO devo mettere. Cosa? Per dirgli di... Io perché la CF... Dobbiamo provare la cosa, non ci ho fatto.
Quindi se non cavolo su Grab mette di RO come opzione kernel, non era per dirgli carica il kernel. E mi carica il kernel in sola lettura. Sì. Quindi, ma se io voglio caricare tutto in sola lettura devo metterlo sia lì che su FS tab. Sì. Poi se invece se lo metto solo su FS tab, però il kernel me lo carica. No, il kernel non c'è niente per tua lettura, il kernel va in una. Ah, giusto. Non ho capito. Il kernel non lo scrive nulla. A meno che da un tempo che scrivi. Allora lo faccio pure subito. Tanto devo un attimo ricordare la musica, poi poi. In realtà lì basta che togli lo swap e togli e metti tutto. Swap non ci sta. Però in solito lo potete creare problemi sui log, praticamente fa un macello. E se fai così, non ti funziona. Certo. Dovresti o disabilitare i log, oppure i log li carichi in RAM ma li devi svuotare. Se no te ne salva la RAM. Oppure. Li mandi fuori, mandi su internet. Oppure se no pigli in USB, certo? Sembra che lui ha pigli in USB. A far cosa? E dire. C'è la mira per un'altra, però non ho te. C'ha senso questo qui su PFSense che quando si carica, mentre carica il disco è in lettura e scrittura, poi quando ha finito la carica va in sola lettura? PFSense è basato su un nano USB. E quello è fatto apposta per non rovinare il compact flash. Nano BSD funziona che fa un po' come avevamo visto quando avevamo fatto quel Linux Live con l'iscritta. Praticamente c'ha una parte in sola lettura e una parte dove si salva le configurazioni. Quando lui parte ha il modo di diciamo mettersi tutto in RAM e tenere la parte che serve in sola lettura, okay, e quando salva monta praticamente quella parte diciamo di partizione dedicata per le configurazioni, salva lì. Ho capito, però quella cosa non so se ti ricordi che mi faceva che finché stava caricando c'era il disco in lettura scrittura è e... sempre in sola lettura, se devi fare le modifiche devi fare tipo un enable qualcosa per metà in scrittura. Ti ricordi che io c'avevo questa cosa che riuscivo a accedere al disco? Però non scrivi. No, lo scrivevo. Dovevi fare un mount menu che te lo metteva in lettura e scrittura. Tu facevi mount, no, forse facevi un altro mount, ma quello che ho trovato che se fai mount menu fa la stessa cosa. Ah, ecco. Allora lui era sempre in sola lettura, sì. Effettivamente. Sì, sì, quindi lui riuscì, la prima due che non riuscì a salvare, a fare l'incubazione perché deve avere errore. Sì. Però aspetta, se te lo metti sotto tutto adesso non è come... Sì, ma il problema è che tu cioè, sei stato sul fare l'incubazione... Però abbiamo testato senza qua. Quello capisci? Che ti presenta, quando riavviavi non è detto che leggerò quello, però è un'altra cosa, perché lui... alla fine prendi fare configurazione dalla parte sulla lettura e la metti dalla parte diciamo temporanea. Sì. Quindi se tu scrivi ID a riavvio in realtà quelli ti sovrascrive, non era. Cioè c'è un'altra. Infatti c'è questa cosa qui, sulla configurazione questa qui, ho dovuto fare praticamente uno scriptino che all'avvio. Praticamente mi va a ricreare i file di configurazione ogni volta. Io l'ho diciamo. È fatto così l'ho fatto così perché ogni volta mi trovavo i file di configurazione sovrascritti. Esatto, perché... Allora ho detto prima di fare tutto quanto carica questo script, così i file di configurazione è questi. Sì, poi sì, sì, sì. È uguale, è lo stesso, però perché è proprio una politica che c'ha Nano BSD per fare. Per caricare i file di configurazione. Quindi... Ma anche su, anche l'ho dovuto fare anche su alcuni file che mi cambiava i permessi, praticamente l'ho dovuto fare sì, uno sì, script. Sì. Perché lui quei file lì, all'avvio li sovrascrive prendendone da parte quella in sola lettura. Per salvarli c'è una procedura che non mi ricordo, cioè non mi ricordo dove che va... c'è la procedura comunque. Cioè, non servita, perché mi ha fatto impazzire, io configuravo tutto, funzionava, salvavo, salvato, riavviavo. Non funzionava niente, andavi a vedere i file di configurazione, no, tutti i salvati. Ho fatto la configurazione 10 volte e alla fine ho detto... Il titolo di LFFL.
Ma chi sarebbe diverso da quello di un qua su no ci stavo parlando lei sta basato su anche mio figlio non male game pie del genere questa cosa dell'interfaccia rete mi gusta tanto hanno BSD è praticamente più BSD solo che in scatolato in questo modo è una cosa ridotta di FreeBSD dove ci si può compilare le stesse cose di FreeBSD però cambia solo la struttura dei file di avvio quando parte lui si aspetta che c'ha un sistema da una parte e una parte scrivibile quando lo carichi sul CD-ROM normalmente la parte scrivibile semplicemente è una cosa che mette in arma quando sta sulla compact flash prende la parte della compact flash di esempio della compact flash. Poi mi sembra che cioè, sempre una data di SD si mette su la ISO. Non parte aspetta, non sono sicuro se quasi fino alla data. In che senso non so se. Io avrei una domanda, per quanto riguarda FreeBSD. Sì, no, no, perché non lo ha. La ROM si scritta a bio. Eh? La ROM si è scritta da bio. Sembra. Sì, non sei tu. A quello lancio a mano, vai. Controlla i vari RC, RC punto qualcosa. RC, c'è il dash RC ma non c'è segnale. RC punto local? Sulla home? RC punto etc, RC punto local. Non penso, non mi pare che l'ho mai usato. Ti non dica sopra di... Vabbè, comunque era solo per lanciare staff ITD, una normale. E gli script avvio se non è necessario, perché se bash RC potrebbe stare TC profile, in bash profile, in bash login. No, l'avvio del sistema però. Hai fatto bash qualcosa? Hai fatto la RC. Fai il bash history, vedi quello che hai fatto. Slash slash profile slash c'è interessante vabbè è un giornale questo ah no ah servizio non lo trovavo. Chi lo sa fare i di una scheda di rete virtuale come potrebbe essere di point to point quando tu
vai su internet con un modem, ti crea PPP0, che quello è l'interfaccia virtuale, ma è l'interfaccia ciao. Virtuale. Ciao. Ciao. Ciao! Quindi è semplicemente una interfaccia che collega le chiamate verso internet registrata su un dispositivo, o, in questo caso potrebbe essere un modem, potrebbe essere quello che sia. L'interfaccia quella virtuale è semplicemente un modo per dire sfrutta l'interfaccia reale con queste configurazioni. Con queste configurazioni, se ce ne sono due, perché quella lì è in grado di essere virtualizzata, tipo una scheda di rete che può fare un LAN. Certo, un LAN come la fai? Semplicemente aggancio la scheda fisica e poi sopra la configuri, la puoi configurare sempre con una stazione, la scheda fisica. Quindi quando configuri l'interfaccia di rete è sempre l'interfaccia virtuale, non mai l'interfaccia rete per proprio, perché c'è sempre una stazione di hardware e software. Cioè se io ho una scheda di rete, che non supporta magari le schede virtuali, come posso, si può simulare teoricamente? No. Ok, perfetto. Comunque sono più quelle su che supportano o sono più quelle che non supportano? Dipende, c'è una tabella, c'è una tabella con tutte le caratteristiche. Fatta, la rete Wi-Fi l'ha già creata, quindi penso che sia tutto a posto. Quindi su Compact Flash sta suonando speranza, insomma. Tra l'altro dice che sono addirittura per alcune caratteristiche sono anche incompatibili. Ah sì? Dice, cioè alcune caratteristiche della live non sono compatibili della Compact Flash, che probabilmente si aspetta una partizione scrivibile. Su quella sulla Compact Flash ha due partizioni per il sistema operativo e una per le configurazioni. Uno c'è il sistema operativo, uno gli upgrade e uno le configurazioni. Allora, questa è simpatica perché la FreeBSD non ha il comando e crei la tua live. Quindi se vuoi personalizzarlo puoi fare in modo più facile, perché c'è proprio uno script per fare tutta l'automazione della creazione di un sistema. Cavolo. Le configurazioni sono quelle che abbiamo visto con Raspberry. Io non ho fatto altro che accende il Team Client. Mo ho loggato, sono andato soltanto su HTOP per vedere quanta memoria RAM occupa. Per il resto 30 mega. Sì, non so per come sta 30 mega, però sta di tu? Quanto grande ce l'ha questo? 128? 109 mega. Sì, 128. L'unica cosa che ho fatto è. Quindi sarebbe interessante vedere il top di questo per vedere quali sono i processi che occupano memoria. Tanto se ci sta HTOP i vari. Appena l'ho acceso, mo sono loggato solo per vedere un attimo le risorse, perché anche se non loggavo già aveva creato la rete Hack4Fun. Cioè semplicemente cliccato da qua, si è collegato il server di HCP, ma ha segnato l'IP giusto, che è al punto 2, perché parte dal punto 2, poi tu vuoi provare a connetterti al punto 3. Mi ha detto che il gateway è il punto 1, che è la scheda wifi che mi ha prestato prima Andrea. Senza impostare nessun proxy. Senza password? Sì. Senza impostare nessun proxy, né niente di niente. Vado su internet. Hack4Fun. E sto già collegato a Tor. Sto collegato? Ma scarichiamo un bel. Non impostare il proxy come. Cioè no, tanto ce l'ho come un'altra connessione, quindi ho impostato tutto in automatico. Vediamo un po', vedete. Connessa 10 5 5 11, mostra opzioni avanzate, impostazioni proxy nessuno, impostazioni IP di HCP. Ho fatto tutto regolare. La regola. Vediamo un po'. Anche parecchio veloce. Eccolo. Guarda un po' un attimo, sono andato. Che ha comunicato il mio mondo. Visto in HQ. Collegate tutti in HQ? Che HQ? Andate su YouTube. Che HQ? High quality. High quality.
Ci puoi andare su YouTube con Tor? Sì, perché ci tanto proxy dal torrente va lui. Sì. Ma noi aspetta, però non è del DP? Un'ora di cazzate. Top dei Crozza, dimmi carica. Congratulation. Aspetta, la posizione con il esame del libro. No, ma non ti taglia fuori se vedi che c'è un P. Google, vedo che stai loggando. Google rompe le palle. No, più che altro. Fare ricerche. Più che altro non è che. Che ti taglia fuori, però siccome. No, pensa che sei, che c'è un'intrusione, no? Pensa che c'è un altro che entra con l'account tuo. Perché vedi che c'hai che tipo in poco tempo tu ti sei collegato, diciamo, con IP e con un altro. Ma a parte quello, gli IP di Tor. Gli IP che fanno parte della rete Tor comunque sia sono pubblici, cioè ci sta un hash table pubblico. Quindi prendi, come fa questo qua a dirti complimenti sei collegato tramite Tor? Non perché vedi che sei collegato da Google, perché io l'altra volta per esempio che abbiamo fatto la prova. Infatti Google ti dice stai utilizzando Tor, non è che ti dice stai. Prima addirittura metti attenzione, c'è un tentativo di accesso. Sei stato tu? Ah, quello perché probabilmente hai attivato forse tu qualcosa, no? No, niente. Quindi praticamente a me mi aveva detto guarda, cioè mi stavo tagliando fuori di. Dentro fasi io lo. Mi chiedeva di essere la Pasqua. Mi aveva tagliato fuori la connessione, quella mia, perché era sospetta. Quale quella tua anche? Quella intorno. Ah, quella intorno? Sì, sì, sì. Però penso che è normale, invece l'accesso. Su, se ci vai su normalmente che c'è la vedi Google ti dice guarda. Tanto stai. Quando è tu dici, stai usando Tor, siccome almeno fammi assicurare, cioè non c'è niente contro, lo puoi utilizzare Tor, però voglio assicurarmi che sei un essere umano, no? Poi ci stanno altri servizi che proprio come ci sono proprio dei filtri tipo gli anti-spam, no? Che vedono che tu quello è un IP associato a Tor e quindi tipo su IRC qua. Non ti fa accedere. Manzare pure Freenode se tu ti colleghi tramite Tor dice Tor. Porca puttana, posso collegarti tramite Tor se non voglio fare tutto solo voglio chiacchierare? No, devi collegare, serve un po' più seri, tipo OFTC, quello dove sta la community Debian, questi qui che anche ti colleghi via Tor non dicono niente. Infatti sta proprio scritto sul sito, ti puoi collegare via Tor e non è che ti cacciamo. Assolutamente. Cioè su Freenode non ti puoi collegare via Tor. Però non viene dovresti. Guarda. Vabbè. OFTC. Ma su io volendo posso impostarmi aspetta un secondo perché qua io adesso non ho impostato Tor su Freenode, infatti ho detto bypassa il server proxy perché sennò non mi fa connettere, però mo che mi sono collegato mostra sempre sotto Tor perché io tutto quello che passa dal computer mio è apposta, cioè sto collegato a una wifi sola, non è che puoi settare gli indirizzi, sei sicuro? Quando vuoi farsi collegare una wifi per il cavo internet non sta attaccato, c'è anche Anchor, ma adesso collega a Corfam, collega Anchor c'è un'interfaccia di vedere che sto collegato a Corfam, però guarda Freenode gli ho dovuto di bypassa il proxy, infatti lui bypassa Tor, però quello è installato sul mio computer, non quello è installato qua dentro. Questo qua lo bypassa. Però viene torrificato di nuovo di qua. Lì che regola c'era per portare tutto dentro, c'era che era tutto messo? Tranne la 53 e la 22. Tranne la 22 tranne la 22 ci vuole. 22 e la 52. Sì, allora. Però aspetta, ora facciamo una prova, no? Questo è bello. Aspetta, no, sai che cos'è? È che questa qui è la finestra di prima, della sessione di prima quando non ero collegato. Devo uscire e rientrare. Questa era X-Chat che mi sarà avviato prima che mi collegassi su Tor. Infatti era un po' pazzesca come cosa, tipo come cazzo. Guarda mostro testa di cazzo di prima, eh? Come dire, guarda, allora, OFTC mi si è già collegato, ok? Qua, questo qui è un server che tra l'altro c'è tutta la community di Debian che si appoggia a questo server e sul sito c'è proprio scritto ti puoi collegare via Tor, non diciamo niente e infatti guarda un po' se è già collegato Azzurra e Freenode invece mi disconnettono, l'host remoto ha chiuso il socket,
Stessa cosa fa azzurro. Sì, ti aveva mandato il server. Puoi mandare un attimo sul canale? Prima un attimo qua che messaggio ti ha dato? Chi? You are banned from this server, you have a host listed in the FNET RDL. Che roba è? È una lista di... una blacklist. Quindi praticamente come il tuo computer fa parte della, diventa uno degli exit node della rete Tor, che non vedo che li bannano tutti, non c'è senso, bannano solo gli exit node. Il signor FNET RBL fornisce subito a tutti quanti una bella lista aggiornata con dicono ma tu usi Tor però sul mio servizio non giri. Perché? Perché Tor ci deve, gli exit node di Tor sono pubblici, del resto tutti i relay di Tor sono pubblici. Però sì, abbiamo visto che cioè, è proprio by design questo, capito? Cioè non è che è un bug, è proprio fatto così. Quello che volevo dire, se io metto un proxy, se io setto un proxy sul PC locale e dopo mi connetto a questa rete, che macello esce fuori? Cioè nel senso... tunneling in tunneling. E c'è passo dopo dentro a Freenode, cioè ne riesco a entrare? Guarda, ma devo accedere, guarda. Ah sì sì, ce la fai, guarda. Questo qui è Tordir, no? Sì, anche perché io entro come... Io adesso Tor Dir sto collegato tramite Tor di questo, perché io il mio Tor qua su gli ho detto disabilitalo, non c'ho Foxy Proxy che me lo gestisco da qua, no? Ho detto disabilitalo. E adesso faccio così, lui mi passa prima dentro Tor qua e mi cifra, quindi fa un circuito di 3 hop. Esatto, fa un circuito di... vedi quanto è più lento? Fa un circuito di 3 hop e cifra. Dopodiché quello lì fa un altro circuito di altri 3 hop e cifra, quindi sono sei strati di cipolla. Quindi adesso, vedi, l'ha caricato di nuovo, ci mette molto di più. Prima hai visto quando che molto di più, è veloce lo stesso. No. Però nel senso che... cioè comunque sia è una rete di proxy a bassa latenza, quindi è veloce. Vabbè, quella pagina del primo non stava in cache, magari? Sì. Questo qui comunque si è aperto. Magari non era il miglior sito da aprire la telecamera, visto che qua stanno tutte le istruzioni su come uccidere le persone. Bene! No. Tanto dai. Ma questo si taglio per forza. Anche perché prima ho forzo il mio nickname da anonimo sulla chat di ieri. No, c'è un bel effetto di distorsione. Vai un attimo sulla catappa, così per vedere. Ah, allora. Giusto, andiamo a vedere sul Team Lion. Quando sei connessi? Io sono connesso, però anche qua. Bravissimo. Ah, cosa sto mettendo un po' sotto? Anche io. Vai. Che stai facendo? Scarichi? Ah, 5 stanze di YouTube. Anche questo, vedi, che si connette a un megabit. Se vedi che è proprio un limite alto. Adesso lo metti già meglio, per sentire. Ti ricordi prima ti dicevo, aspetta però, no, non ho messo dove perché si mette a 11 megabit. Ma almeno. Ah, allora posso andare giù. Ho capito? Non cado? USB? Sì. Questi link qua mi pare di aver capito che quello di USB. Questo torna bene. No. Allora, mi collego un attimo in SSH. Ho spento tutto il traffico, insomma. Ah, lascio. Lo lascio? Sì. Sicura? USB disconnette. Devi funzionare? Dove sta? Fai controllare lì. No, ma che lascio tutto per quello sbadavamo del traffico, eh? Sì. Ok. Bene, dove era? Anzi. 68. Ma che non c'è un problema? Sì, però ne avevamo pure, però sennò non capisco. Sì, infatti, ah,
con la manetta. Ok, sto loggato in SSH. Dai, tanto crasha. Adesso però non l'ho fatto. Memoria occupata su 32 mega. Quindi 2 mega in più di prima. Tutta sta roba è stata scaricata. È un gol. Aspetta, no, finito. Ce lo vediamo. Quindi tu dici che è l'USB? Può essere. Vedi un po' se la lucetta quella lì. Spendo. Vedi un po' se ci si accende. Invece fa anche a me con la tastiera, sai? Mi sa che adesso non lo so più. Come adesso, cocane. Spero solo che la sua sostenga. Spera se accedo. Eccolo. La tastiera. Quindi, vabbè, quando la tastiera è una vera macchina. Sì, infatti, dal punto di vista lì non è preoccupante. Poi questo qua, cosa bella, è che tipo con Cron ci puoi tranquillamente pure aggiornare di DNS. Con? Con Crown, no? Si può aggiornare pure di DNS, cosa che tipo i router di oggi te lo fanno qua soltanto su Dyn DNS o con quegli quattro stronzi di DNS a pagamento, tipo che ci stanno altri servizi tipo free DNS, queste cose qua che sono pure liberi, non li puoi usare perché sui router non deve, cioè non è che ti dicono inserisci il server, no, ti dicono che per forza sti server. DNS che poi ormai è una vita che a pagamento. Invece qua con Cron metti ogni 12 ore, ogni quando ti pare, ogni 12 minuti, ogni... dici lancia, allora, lancia sto HTTP questo qua e via, e ti aggiorna il DNS, se no io lo faccio su un computer a casa e mi viene andato qua. Leggi, per favore, leggi. C'è proprio Cron Tab, no? Dici, lancia, è una tabella, è un termine che gira sempre. C'è una tabella sola dove dici ogni quante ore, ogni quanti minuti, ogni quali occasioni, insomma, devi lanciare sto comando. Ogni 12 minuti su, supportatemi. Poi ogni volta che ogni volta che si riavvia. Quando roba è tre finestre. 63 finestre. L'unica cosa però non c'è il credo che c'è il senso, ovvero di fare lo shaping facilmente da. Cioè state tutto da lì. No, portava lì, per te. Lo shaping perché su PDF è molto semplice, molto comodo. Con Linux si può usare, con Linux per fare lo shaping già usa il PC, un comando, c'ha un sacco di algoritmi per lo shaping, però è difficile da implementare. Quindi, cioè, in questo senso la cosa prima attiva, perché quindi primo funziona. Quindi invece Linux funziona finché non c'è il bug, perché lo so, finché non c'è il bug. Linux sui server sul file di sotto, ogni tanto praticamente non va lo shaping. Che a questo punto impazzisce e c'è chi scarica tipo anche a 7-8 megabit che ti salva la roba banda. Se no normalmente qui ogni server, ogni canale ha 2 megabit a disposizione, non di più o meno funziona. Solo che infatti tempo fa ci stavamo pensando di mettere una cosa tipo di efficienza, però dopo sembra tanto giocarello, capito? Nel senso che dopo non c'è la possibilità di capire bene quello che fa. Anche perché lì se si pianta l'interfaccia PHP, se è gestito, deve andare sempre a mano in SSH. E perché inviare la parte Linux se non lo fai sempre via SSH? No, lo faccio solo via SSH, però è sempre più facile, conosco meglio il Pdevol, per essere più facile. Comunque a livello di risorse, 32 mega, niente. Considerando che questo sta su YouTube, sta scaricando. Sto mandando un video pure, quindi sta. No, cioè, molto più stabile rispetto a Raspberry, quindi può diventare una soluzione funzionale. L'unica cosa che vedevo qua che mi dà. Cane, vengo io. Cane. Qua, di volerci implementare, personalizzare, poi mettiamoci Tor come server proxy trasparente, cioè fa altre cose, cioè, però, fai, perché è Linux, sta lì Tor, come server di computer, è la prima 300, è plastico proprio questa cosa. Io c'ho la spazzatura della cose. Volete quello con questo? Non sarà uguale. Vabbè, normale, il problema c'è, lo fa un tacco con questo. Le fatte, ma sul router mi piace qualcosa, perché il router sembra avuto le limitazioni che mi imponeva il firmware che ci stava dentro. Dico, ma che palle. C'è un processore, c'è la RAM, tutto quanto, tu usa il firmware.
Deve un attimo un audio. Ma più di mi ha connesso a 11 megabit no, tutto, per secondo. Vediamo un attimo. Se io faccio i V-config. Dove posso vedere quando era la banda, la velocità della banda della scheda? 11 megabit, 54. Il proprio. Non ti dico quante finestre ci ho aperte perché sennò. No, ma mette questo con quello, questo non regge. Ah, no, 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 dicevo no, 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 Gianluca no, sempre. Ascolta. Allora le carico, adesso non le carico. Che tema c'è? Vuoi fare il sì, no, ben vengo. Con non venga. Non venga. Io non mi pulisco. Veramente qua c'è la dash. Le frequenze e i bitrate sono dei parametri assegnabili. Io da qua sui bullist di solito ti fa vedere tutto quello che puoi fare con sta scheda. Mm-hmm. Infatti qua vedi dice supportato qui accessibile. Ma il telefono io non posso fare molto perché insomma non è che prendo tutto per mesh point. È limitato. Più che altro il cellulare, il computer. Però non so, cioè vedi tipo tasta roba. Queste cose qua le puoi fare, però ne scegli una, cioè da sopra per scegli i cipher che supporta. Ma sto dicendo, dai supporta. Vedi, anche per quanto riguarda... No, il Bebit ti dice, arriva a fine 54 megabit. Non ti dice quante. E si può impostare sta cosa probabilmente. No, probabilmente adesso tu ti sei connesso a 11. Sì, perché qua di solito mi dà la connessione massima. A parte lo devo... Sto qui tra l'altro. Pure io sto a 11 megabit al secondo su velocità di connessione. Cioè... Di solito quando è così è perché proprio la scheda ti sta tirando fuori questo in questo momento. Cioè no, quello che dipende tirando... da G, B, N, come cavolo... No, dicendo, devo provare anche... Le schede? 11 megabit. Io ti parlo su PFSense. Se io metto questa scheda qui... che è la stessa tra l'altro, ti dice ok, in che modalità funziona? Non chiude niente, G, B, N, che corrispondono non lo so, alla c'è la 54, 70, non mi regge niente. Non c'è questo parametro, non c'è driver, informazioni e connessioni. Informazioni su questo modo. No, ma sul network manager, come ti fa qualcosa su voi figli? Ho 63 finestre aperte. Quando lo configuravi l'avvio c'era ti dava la possibilità di mettere questi panni. Che pazienza! Però adesso con di più non c'è. È un po'. E fatta dopo. Ok, la vuoi? Perché già volevo. Come sai che sto peggio da sto qua dentro? Non ci manderò io. Sto sfruttando, mandami un po' lì. Non credo, certo che se lo facevamo quando c'era la connessione a pagamento, quella a pagamento, di sì, facevamo le botte del ragazzo dopo. Come te la vedi? Come? Bulano. E poi c'è, aspetta, poi c'è pure Moon, Bulano 1, come c'è una fatto un'interfaccia? Quale? Ha fatto un'interfaccia in monitor mode. Moon 1 pure vedi ancora sta 54 vedi Bulan 1 me l'ha settata con l'IP del gateway tutto giusto, infatti è lei che fa l'access point, però Moon.Bulan 1 me l'ha creata lui con interfaccia virtuale. Sì, sì. E che ce fa? Io non so. Chi è che l'ha creata? Quando fa l'access point c'è bisogno di monitor? Scusa, allora una scheda wifi che non ti permette di fare un'altra virtualizzata non lo può fare sta cosa? Non lo so perché non mi capirò mai. Che ti ha creato un'altra interfaccia wifi su questa qui, su questa scheda qui. Allora può essere per quello che stai a 11, perché questa quando va sulla modalità virtuale, cioè te la passa a 11. Però io non penso quando che la usa, perché quando usavo quell'altra scheda wifi USB mi non creava una monitor mode. Ma sì, questo per la con la accesso point, la accesso point, la questa
Però quando io stessa, stessa configurazione che c'avevo quando ci attaccavo l'alfa esterno, non avevo già questa cosa. Forse il programma vede quando che attaccato l'altra scheda wifi, quella esterna, USB. No, ma sicuro c'era un altro driver, cioè che supportava. Forse il programma host APTD vede che se nel caso supporta virtualizzazione ne crea un'altra. Basso. Quindi se io mo gliela levo, quasi non sarà più. Basta provare. Ah, tu ce l'hai così? Distruggila un attimo e vedi cosa succede, ma in base per me. Aspetta, prima puoi fare la catapulta. Puoi fare la catapulta. Oh, grazie. 32 me. 32? Quindi adesso viene molto stanca, ragazzi. Sì. Con vediamo un po' se riesco a chiudere questo piano. È esploso. Con il punto, Control Alt F. No. Sì. Torniamo alla 90 normale. Aspetta, normale parole nostre. Nel senso, senza finestra. Sì, ho capito. Quindi tipo. Senza finestra e semme meglio. Cioè. Oh! Ma che da tutti Chrome? Te la porta? Da tuo X skill? No, no, no. Cioè, lui l'ha fatto solo in realtà. Non ti la gomma, c'è l'icona con la gomma? Quella è comodissima. Bella, fatti di buona con la bomba, poi ce la posti dentro. Io già l'esplorio, non mi faccio. Da 10 anni non si più. Vabbè, però non è che il momento di dice non fa sta cosa. No, 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 perché si può bloccare qualcosa, io clicco l'icona, c'è clicco per fare il teschio. Qui è spalle e me la chiedo. È stata una delle prime cose che mi è rimasta impressa di Linux, 15 anni fa. 14. 16. Allora, quindi c'è un no, link. Ha messo un frate per stare andando Linux su un computer di sorella e forse il 2000, ma non ho 2000. No, è... No, quei tempi era mi avviene in giapponese per farlo usare. Quindi in conclusione che quale dei due leggere meglio? Il meglio lo scegli tutti e due. Una grossa differenza tra Debian e Fai uno, fai uno torri, ma devi fare il feeling device. Come ho autorizzato due torrizze. Posso pure mettere la down? Non ci basta mettere la down? No, però la down si vede. No, niente. Mi sembra una cosa un po' strana, sai, no?
ancora da quella trascheda non glielo vedi, no? Che è qui? No, Smolder. E perché qui da solo isolato in castigo? Perché Contro sì. Che va a 11 megabit. Però di pro, cioè che è una frega più stabile dell'altra volta. Sì, ma non ce dovrebbe andare a 11 megabit. Dovrebbe comunque poter andare... Però questo invece lo fa FreeBSD. Prego FreeBSD lo fa. Se fai 2 lo so, però se questo gli è tipo utilizza fa solo un access point, lui me la tra l'altro questa è un certo se usi un access point te lo fa massima potenza fa 108 a 54, non lo ricordo. 108 in realtà non è la massima, perché 54 dopo 108 perché fa lo fa con una specie di quello che ho capito io, perlomeno su FreeBSD, su PFSense, è che quando tu gli attivi la, diciamo, questa sorta di virtualizzazione delle schede, cioè è come se ci fosse un altro driver. E quindi mette la scheda proprio tutta in un'altra modalità. Allora quando tu hai attivato questa cosa qui, adesso non so su Linux. Guarda, con VBSD è costosissimo come funziona, perché c'è il mana del driver della scheda. Se tu lo decolleghi un attimo sul quello lì, sta accendo? No, sta tutto staccato. Praticamente tu vedrai che a differenza del Linux, dove tu c'hai le facce le chiamo tutte per tipologia. Lì l'interfaccia di aggregato lo chiama per nome del driver che gestisce, quindi potrebbe essere AT0 se Atlas, sì, sì. Potrebbe essere RTL se Realtek, eccetera. Tu fai man AT senza lo 0, perché lo 0 è una relazione 1, 2, 3, 4, vedi tutte le potenzialità che c'ha il driver che gestisce quella scheda di rete. Ti dice innanzitutto che cos'è quel driver, dice questo è un driver di una scheda di rete. Se era il driver di un disco, tu passi per il AWB0 e il driver di un driver. Quindi tu andando lì vedi tutte le possibilità e addirittura ti dice anche tutti i comandi che quel driver implementa direttamente sul config, cioè mentre Linux è da qui e poi c'è tutta una serie di prima di drive config, però era un comando a, diciamo, stratificato alto. FreeBSD anche qui praticamente lo implementa, cioè il config è il comando e quello a seconda del driver che ci metti, quel comando può assumere ulteriori opzioni che però non lo vedi da manif config, perché manif config ti fa vedere quelle generiche. Quando tu metti un'interfaccia non potrebbe essere wifi, ti ha la possibilità di essere settata, che ne so, in realtà master, eccetera, andando facendo man il nome del driver di quella scheda per far vedere tutto, tutta la serie di informazioni, quelle caratteristiche di quella scheda, quello che riesce a fare e tutti i comandi che devi usare per aggiuntivi per caricare quella scheda, tipo con le varie modalità. Quindi perché l'access point ti dice anche come fare, se ti dice un esempio, quindi su questa cosa qui è solo che se su PFSense sbaglio PFSense non c'è, però tu c'è installi FreeBSD anche, oppure vai sul sito di FreeBSD dove c'è manuali, tu prendi quello di FireMan, ci sta proprio un sito dove c'è un server di manuali, quindi anche poi vedere effettivamente se, cioè, se c'è qualcosa, di solito è molto ben dettagliato queste informazioni. Ma tu per esempio adesso quando hai messo la scheda qua dentro, no? Che hai dovuto mettere la scheda wifi? Ha dovuto mettere un driver e l'ho appicciato dove ci sta Linux che la vista e c'è i tuoi. Ho capito. Poi tu metto che era madre, quindi manco stava a vedere la carica di driver. No, perché magari delle default carica il driver ed è impostato in una certa modalità, oppure. Quindi tu dici il driver che imposta. Non è il driver che imposta, per esempio, alcune caratteristiche della scheda, tipo quanti. Ti faccio un esempio, questo c'è la possibilità di virtualizzare fino a 4 schede, 4 dispositivi. Cioè si setta dal driver questa cosa. Potrebbe settarsi dal driver come fai sotto Linux quando fai il boot probe potresti. Esatto, gli passa un parametro. Passa i parametri per dirgli come deve
resettarsi. Cioè io dura il mod pro, gli dico carica il modulo con in queste opzioni. In alcuni casi tu lo fai direttamente dal mod pro. Sul mod pro ci metti le opzioni del mod pro per quel dispositivo. Lo fa per esempio quando fai il bonding delle schede, quando fai, cioè tipo se tu vuoi fare link aggregation con Linux, tipo prendi due schede di rete, ci fai, ci attacchi due cavi Ethernet e devono essere viste come un'unica interfaccia. In base d'avvio tu la il bonding o il teaming, non so come si chiama, insomma, delle due schede, puoi scegliere come farlo, cioè in modalità aggregata, in modalità round robin, in modalità failover, e quello lo fai al momento del mod probe. E quindi potrebbe essere che Atheros già una modalità d'avvio che tu adesso hai lasciato così di default, l'ha preso questa qui. Potrebbe essere anche con Linux, c'è già la possibilità di non mi fa la virtualizzazione, fammi solo un'interfaccia di rete e fai quella access point e poi magari già una resa maggiore. Cioè da vedere come siamo. Quindi già senza andare a cercare su internet un'altra scheda che ti permette di fare virtualizzazione dove ci sta scritto che non dio a 11. Cioè su questa no, non c'è. No, non l'ho detto, perché quasi quella lì dove quando fa la virtualizzazione va 11 per forza. Sulla busta, sulle istruzioni sta scritto qualcosa riguardo. Io su internet ho letto questo, ho letto che praticamente quando sta da sola, quando dice ok lavoro da sola, questo modello particolare interno. Questo modello particolare della scheda, quindi potrebbe essere che altre schede magari sono in grado di fare la virtualizzazione senza perdere, diciamo, banda, senza averci questi limiti di banda. Quanto l'hai pagata? Ma non so, 10 euro usata da qualche parte. Ma ti ripeto, perché avevo trovato questa qui tra le varie schede da immondizia, ho trovato questa e allora dico vabbè, me ne prendo due, così una la metto su e con quell'altra ci faccio gli esperimenti, visto che sapevo che funzionava, e infatti questa l'ho messa su e questa ci faccio gli esperimenti. Ne ho provate anche altre, però con chi non è stabile, chi non c'è il driver, chi non funziona, le qua e là, insomma, quando ho visto che questa funzionava mi sono un po' informato, perché io ovviamente sono impazzito, mettevo una scheda ma la vedeva a, te dico, 54 o 108, facevo la virtualizzazione 11, bloccata 11, dico vabbè, che succede? Anche perché qui puoi, per ogni scheda puoi impostare da pfSense la velocità, appunto metti 11, 54 o quello che è, però vedevo che quando facevo con queste schede virtuali non mi faceva spostare da 11, allora mi sono un attimo andato a informare e ho capito più o meno questa cosa qui. Non c'è un manuale vero e proprio della scheda, credo che io a livello di documentazione hardware non ho trovato niente, cioè hardware proprio della scheda. E dopo se qualche buon'anima ha postato la propria esperienza, io l'ho letta, niente di più. Comunque l'avevo creato lo swap perché c'avevo background, non mi ricordo, quindi basta che metto R8 su cosa? Sulla rotta. Sì. Poi però dopo in casino con i log. Sì, ma lo disattivi log. Lo swap però ce lo voglio lasciare perché c'è poca RAM, non ce lo posso lasciare in scrittura, tanto anche se non succede niente, anche se lo spengo e lo swap serve come un dato di scrittura. No, è solo che te rovina la scrittura proprio, che rovina l'SD, quindi te lo copro. Aspetta, il problema di averci la root mondata, cioè perché no, questo qua se io lo lascio a casa... Solo per evitare le scritture sulla combat flash, perché quello comunque col tempo rovina la combat flash. Non è una questione pure, tipo che ne sai, c'ho quiz audio avviato, mi si è spento il computer così, è successo un casino... Perché quello lì comunque si aveva creato... Il swap non gli frega niente. Infatti, cioè, lo swap è anche e se... Tutto ciò che non scrive non gli frega niente. Lui log, potresti in realtà creare un'altra partizione dove ci metti log. Se non vuoi incasinare il sistema lo lasci tranquillamente. Tanto non anche una volta sistemato io la root la lascio esattamente in quelle dimensioni, rimpicciolisco a precisa, ho poco di gioco e per il resto faccio tutto con due. Perché infatti, cioè io perché il problema che ho visto che quando stanno alcuni processi avviati, no, tipo che ne so, ma la pulse audio come qualsiasi altra cosa, che ti crea dei file di look, ti crea di altre cose, rimpicci e poi c'è problemi, no? Perché. Se hai un file che bloccava, un bloccante per bloccare le risorse, si ritrova facilmente, ma a volte escono quelle cose assurde che
incasinò nel brutto sistema. Cioè, non lo so, almeno a me è successo, poi magari in realtà non era incasinato, lo so, io non sapevo che era tutto. Vabbè, allora facciamo. Perché in teoria Alex T4 in realtà non c'è più questi problemi, perché un... Infatti quello che sapevo pure io. L'X4 è fatto apposta col journaling, è fatto apposta per non averci problemi nel caso parte la luce e tutto quanto. Mio fratello, e batti ero tranquillo questa cosa, fino a quando... Sì, ma quella volta non l'ho risolto, mi pare che non era, però era... Sarei incasinato... Allora, era successo tutto quanto sul pulse audio e alla fine mi sono andato a incasinare Combits, ma non era colpa di Combits, era soltanto perché Combits non veniva gestito da SystemD, quindi doveva aspettare, lui si avviava, dopo che saranno avviati determinati processi, sarà complicata la cosa su SystemD, sta qualche processo che andava di questo... aspettava lo stand-by o qualcosa del genere, no? Quindi ci metteva più tempo a avviare, insomma c'erano dei problemi e Combits partiva quando non doveva partire. Sì, probabilmente era rimasto un paese di attivo, quindi quasi che non si avviava correttamente un servizio e si disegnava quello dopo. Tu quindi solo avevi... quello poteva essere? Sì, secondo me non mi ha rovinato niente, era soltanto che mi sembra che avevi, adesso non mi ricordo, però mi sembra che avevi risolto semplicemente riordinando l'ordine d'avvio dei esatto. Servizi, perché mi sembra che dicevi guarda le Combits e poi c'è così, no? L'ho tolto e l'ho messo per ultimo. No, sì, avevo messo uno slip prima perché Combits esatto, non quindi, era gestito. Esatto, quindi praticamente ti sei incasinato per qualche motivo la sequenza qui, dato che il System D adesso va ad analizza, e probabilmente c'era, ne so, un servizio che ci metteva. Che quando si spende può essere che c'è un servizio che era rimasto. Lento a partire perché è rimasto male in tempo un file che è rimasto sporcato a tempo, può essere qualcosa del genere. Tu mi pare che hai risolto semplicemente questa cosa qui, quindi non è che avevi illuminato niente. Non è che avevo risolto, no, era un workaround di cacca, probabilmente era un servizio che parte, che prima partiva velocemente, adesso parte più piano perché c'è. Per quanto motivo, adesso non lo so che cavolo, non ricordo, però... Ah, un'ultima cosa per esempio. Normalmente però la T4 io non ho mai avuto problemi, cioè tante sacco di volte crashati, cioè io ci sta in caso in cui avevi la corrente sui clienti che c'ha addirittura il cluster, quindi lavora in parallelo con il computer, quindi quando casca la corrente quelli sai che lavora, c'ha un writer via Ethernet, quindi deve essere sincronizzato tutto a puntino. Quando casca poi la corrente tu immagina quello che può essere un parte, quello si incasina uno e si incasina quell'altro. Perché? Capito perché... È spento? Certo. Il bello del cluster è che se casca un nodo, quell'altro continua, ma se casca due due... Perché non metti un gruppo di continuità su una? Ma su un'altra ce l'hai un mondo che la corrente in comunità non spegne direttamente alle volte pure ma sovrascarico il gruppo comunità ancora peggio quindi la continuità è una brutta bestia in generale è uno vecchio l'immediato ma di quello vado a e spegnerlo da qua perché ho tempo premuto 5 secondi no premi si spegne non devo impostare niente no se non funziona perché non c'hai la CPD però devi portare la domanda, prendi se spiego. Vabbè, grazie per cavolo. Che grazie, mi devi fare quello che ho detto io. Ah, andiamo. Dopo. Sì, però deve averne più. Detto, ormai è stato un disquido perché si è formattato. Cioè, ero convinto che stava su quella cartella che mi ero copiato, in realtà non c'è solo un certificato e non c'è più. Siamo prossimamente sta preparando un talk di quelli simpatici. Tipo? Uno un sacco carino, cioè di quelli che conosco bene, quindi mi appassiona di più. Tra crittografia. La prossima la facciamo, sappiamo, io sono un animatore che dipende da Raffaele, perché Raffaele mi pare che ha scritto il martedì, non può venire? Non so sicuro. Allora. Sabato c'è la fiera oggi, quindi non venire, fiera elettronica, quando ci va. Ma la prossima c'è la cena di acciaio. Vacanze natalizie. Metà gennaio. Dopo le Befania. La settimana è una settimana. Le Befania è il 7.
settimana, ma avevo pure la grande spagna, Andrei, potremmo fare la serata lo stesso? Dove? Stacchi un pochettino da questa... Ci mettiamo d'accordo e un po'... Vabbè, tutti domenica, il 20, venerdì. Sì. Non ha risposto nessuno, quindi... Posta, ha giudicato, ha deciso il 20. Allora... A me quello mi hanno scritto, io ho chiesto se ce ne stavano altri. Ma chi è? Un Giorgio Nazareno, sì. E uno.